Allora, ecco, ci siamo. Bene, allora possiamo iniziare. Buon pomeriggio a tutti. Io sono Fida Bazzocchi, presidente del Consiglio Unico dei Corsi di Studio in Ingegneria Civile ed Edile Ambientale. Saluto ovviamente tutti i partecipanti alla riunione e introduco le presentazioni di oggi pomeriggio, che in ordine saranno, andiamo a presentare ovviamente la nostra offerta sulle lauree magistrali del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. La prima delle presentazioni sarà quella sulla laurea magistrale in Ingegneria Civile, seguirà la laurea magistrale in Ingegneria Edile, successivamente la laurea in tutela dell'ambiente e del territorio, laurea magistrale, come quarta presentazione la laurea magistrale in lingua inglese di Geoengineering. Poi ci sarà una breve presentazione sulle opportunità di mobilità internazionale ed infine la presentazione dei diversi laboratori che afferiscono al Licea e che collaborano alle attività didattiche dei diversi corsi di laurea magistrale. Allora io darei la parola alla professoressa Monica Meocci che presenta la laurea magistrale in Ingegneria Civile. Grazie alla professoressa Bazzocchi e alla presentazione e introduzione che ha fatto. Passo a condividere quello che è la presentazione del primo corso di laurea e riporto in questa presentazione, io mi scuso ma non capisco perché le slide mi scorrono da sole. Chiedo la cortesia di interrompere un attimo. Chiedo a voi che siete collegati, mi dispiace, ma non so come mai le slide scorrono. Magari non mettere lo schermo intero, le lasci solo visualizzazione, presentazione. Sto estraendo un PDF così almeno faccio vedere direttamente il Monica, ma PDF. prova ad andare su presentazione e guarda se hai usa intervalli attivato. Ringrazio l'intervento provvidenziale del professor Di Naso, che mi ha risolto la problematica. E riprendo da dove ero rimasta, ringraziando appunto la professoressa Bazzocchi, presidente del Corso Unico di Studi. E vi faccio vedere inoltre che comunque io faccio questa presentazione in qualità di delegato dell'orientamento e al tutoraggio del corso di Ingegneria Civile, mentre vi lascio comunque anche alla fine della presentazione i riferimenti del professor Facchini, che è invece referente del corso di laurea. Di che cosa andiamo a parlare e cosa vorrei farvi vedere? Quali sono gli obiettivi del nostro corso di laurea? Gli obiettivi di questo corso di laurea sono quelli di formare una figura culturale professionale compiuta, perché prima di essere un ingegnere civile, una qualsiasi persona che si iscrive a questi corsi di studio deve essere un ingegnere, ovvero deve sapere che di fronte alla sua vita avrà tutta una serie di problemi che noi dovremo in qualche modo affrontare trovando una soluzione. Il primo problema è quello di rispondere a quelle che sono le esigenze offerte dal mondo del lavoro, sapendo trovare soluzioni attraverso la propria cultura, che non vuol dire solamente studiare quelli che sono gli insegnamenti
che faranno parte di questo corso di laurea, ma anche provare ad avere un approccio più pratico, in modo tale da capire in maniera qualitativa e poi pratica quello che è l'effettivo modus operandi di un ingegnere, in questo specifico caso di un ingegnere civile. Che cosa dovremmo fare in qualità di ingegnere civile e cosa sarà fatto tutti i giorni? Dovremmo essere qualificati e vorremmo quindi formare attraverso questo corso di laurea delle figure che siano in grado di svolgere e gestire le attività di progettazione. A tutti i livelli, si può parlare delle progettazioni più semplici che vanno dalla definizione di un modesto intervento su un edificio a quelle che sono le progettazioni più complesse dal punto di a 360 gradi su una qualsiasi opera dell'ingegneria civile. Ovviamente dovremmo anche saper rapportarci insieme a altre figure come la nostra, piuttosto che caratterizzate da sfaccettature leggermente diverse, con cui opereremo in team, quindi cosa fondamentale del corso di studi e che viene assolutamente recepita nell'offerta formativa è quella di voler in qualche modo aiutare gli studenti ad approcciarsi a lavorare in un team, e questo viene effettuato svolgendo dei progetti di ricerca. Tante volte gli studenti magari possono essere reticenti rispetto a situazioni di questo tipo, perché ovviamente riuscire a formulare anche proprio all'interno degli insegnamenti del corso di studio un progetto porta via un sacco di tempo, ma probabilmente solamente quando vi approccerete al mondo del lavoro capirete l'importanza di questa tipologia di formazione che vi viene insegnata, perché è sicuramente il primo aspetto che deve essere affrontato per svolgere l'ingegnere. Quali sono gli obiettivi specifici che vengono affrontati nel corso di studio? Gli obiettivi specifici possono essere ritrovati attraverso alcune parole chiave che poi sono anche ripercorse nei curricula che vi presenterò successivamente, e che però riguardano fondamentalmente quelle che sono le principali conoscenze e attività che il nostro corso di studi vi introduce. In primis, il primo obiettivo è quello di approcciarsi all'ingegneria strutturale. Vogliamo ingegneri e figure professionali esperte in una qualsiasi tipologia di analisi che vadino dalla progettazione alla realizzazione a maggior ragione col mondo d'oggi, con quello che ci raccontano, con quella che è l'opinione pubblica, con quello che ci racconta la stampa, alla manutenzione di quello che poi viene realizzato. Quindi, a maggior ragione noi che siamo a Firenze, piuttosto che in Italia, che abbiamo un grandissimo patrimonio artistico e culturale, cerchiamo in qualche modo di affrontare un ingegnere che si renda conto compiutamente di quelle che sono le esigenze di un qualsiasi elemento strutturale, visto singolarmente o visto come un sistema di elementi. Abbiamo poi il campo dell'ingegneria delle infrastrutture di trasporto, e che va dalla semplice pianificazione dell'inserimento di una qualsiasi strada, ferrovia, un po' più particolare l'approccio aeroportuale all'interno del nostro territorio, e che vada sino alla gestione dell'infrastruttura, quindi a quelle che sono la definizione di tutte le operazioni, ad esempio, che possono essere compiute da un tecnico o un ingegnere all'interno di un aeroporto durante la sua vita, che arriva sino a sfiorare quelle che sono, ad esempio, la programmazione di quanti voli in una giornata possono partire, se vogliamo parlare di aeroporti. Altrimenti, ovviamente, forse più tangibile è quello che viene fatto quotidianamente per quanto riguarda le infrastrutture stradali e tutto il resto del mondo dei trasporti. Obiettivi specifici dell'ingegneria geotecnica. L'ingegneria geotecnica non è un'ingegneria che considera solamente l'aspetto della base di qualsiasi tipologia di costruzione, ma affronta qualsiasi tipologia di argomentazione relativa al territorio. Infatti è un macro argomento su scala territoriale e che affronta quindi quelle che sono le principali problematiche, nonché le principali soluzioni a queste problematiche, che possono essere la stabilità dei pendii, l'analisi sismica, la risposta sismica di un terreno di fronte a determinate sollecitazioni
e quant'altro, nonché opere che si inseriscono ad esempio in quelle che sono le opere infrastrutturali, quindi come gallerie, tecniche di consolidamento per strutture di sostegno per le scarpate stradali e quant'altro, sino all'ingegneria idraulica, che invece affronta con una maggiore consapevolezza quelle che sono le principali caratteristiche di tutte le opere, di tutte le opere, non solo opere, di quelli che sono i sistemi e poi successivamente le opere, le soluzioni alle problematiche legate al territorio. Quindi andiamo dai sistemi di gestione delle risorse idriche, all'utilizzo e a una programmazione rivolta anche verso quelle che sono le energie sostenibili, in quanto ovviamente la gestione dei sistemi idrici, la gestione fluviale, la gestione in generale del territorio, dell'utilizzo dell'acqua sotto questo punto di vista è sicuramente una delle maggiori fonti di energie rinnovabili. La protezione idraulica del territorio, a maggior ragione su territori come quelli della nostra nazione, nonché arriva sino allo smaltimento dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, che però sono argomenti che generalmente vengono approfonditi in maniera molto più accurata nei corsi di laurea che successivamente vi verranno presentati, che sono appunto quello di ambientale. Quali sono i requisiti di accesso? Chi può accedere a questo corso di laurea? Innanzitutto, ovviamente parlando di una laurea magistrale, il corso è strutturato su 2 anni, al termine dei quali è prevista un'attività di tirocinio e un'attività di tesi, ma adesso entriamo maggiormente nel dettaglio. Chi può accedere a questi 2 anni? Possono accedere tutti i laureati nell'ingegneria civile edile ambientale, quindi nel corso di studio che stiamo attualmente offrendo a livello triennale, in termini che poi è suddiviso sia in civile edile ambientale, come appunto dice il nome. Questi possono accedere direttamente al nostro corso di laurea, che successivamente riporta, come vi avevo già accennato, una interna suddivisione in 3 curricula. Quello di strutture, quello di infrastrutture e quello di territorio, ovviamente caratterizzati su quelli che sono i macro argomenti e gli obiettivi specifici che vi ho illustrato nelle slide precedenti. Vi ho messi, diciamo, non perché sono meno importanti, ma questi sono poi gli altri accessi diretti che possono essere utilizzati da coloro che arrivano al corso di CEA. Tuttavia, vi saranno appunto illustrati nel dettaglio successivamente. Come posso fare? Cioè, uno studente, un qualsiasi studente, qualsiasi di voi che vuole vedere se può accedere a questo corso di laurea, può fare un'autoverifica. E vi ho appunto riportato la guida dello studente, perché questo è il punto, è il documento fondamentale che vi permette di autovalutare se è possibile iscriversi direttamente a questo corso di laurea, piuttosto che se, in virtù di quella che è stata la vostra formazione nella laurea triennale, si ha la necessità di avere alcuni accorgimenti, chiamiamoli così. L'accesso non è diretto, nel senso che io ho bisogno di fare domanda di accesso, e sulla base di questa domanda mi sarà dato un nulla osta che mi dà la possibilità di iniziare ad imparare quelle che sono le cose che vengono insegnate su questo corso di studio. Questo ovviamente lo trovate direttamente nel sito della nostra scuola, e quelli che sono i requisiti fondamentali ve li ho riassunti in questa slide e nelle successive. Ovvero, chiunque di voi si voglia iscrivere deve effettuare una verifica dei propri requisiti curriculari. E in generale, indipendentemente dal titolo di accesso, perché ovviamente si può accedere, è via preferenziale accedere da una laurea della tipologia di ingegneria civile ambientale, ma non sono gli unici studenti che arrivano al nostro corso di laurea magistrale, dovrà essere verificato che, prima di tutto, la media pesata degli esami, degli insegnamenti, riferiti agli insegnamenti conseguiti per la laurea triennale, sia strettamente maggiore o uguale a 22. Quindi dobbiamo avere una media superiore a questo valore. Per quanto riguarda invece l'accesso ai requisiti di accesso specifici, questi sono riferiti a materie base,
del campo della matematica, informatica e statistica, nel campo della fisica e chimica e poi materie caratterizzanti. Poi vediamo anche nella slide successiva quant'altro di necessario. Ovvero voi in questi settori SSD, ma in questi settori che vi sto indicando adesso, dovete aver conseguito un numero minimo di crediti pari a 27. La stessa verifica la dovete fare per quanto riguarda i settori relativi alle materie di base della fisica e chimica e poi in quelli caratterizzanti dell'ingegneria civile, che sono rispettivamente 12 e altri 24 crediti. Che cosa vuol dire soddisfare questo requisito? Voi dovete avere 27 CFU indipendentemente dal numero, dagli esami che avete fatto su questa su questo settore, sulle materie ad esempio di base, la matematica, informatica e statistica. Magari voi avrete, che ne so, faccio degli esempi assurdi, 15 crediti di geometria e poi completate il restante a 27 attraverso analisi numerica, con cui ad esempio arrivate a 25, sto ovviamente facendo degli esempi totalmente casuali, e poi avete altri due crediti di un altro settore. Questo non è importante, l'importante è che si arrivi al numero 27. Non è importante come ci si arriva, purché siano rispettati l'appartenenza a questi settori, piuttosto che agli altri, ovviamente con riferimento alla specificità dei crediti. Nel momento in cui ovviamente il vostro nulla osta sarà accettato, sarà cura del candidato, dello studente, di parlare con i docenti di riferimento, nonché appunto con me per quanto riguarda il tutoraggio, piuttosto che con il professor Facchini, che è referente del corso di laurea, per avere degli indirizzi relativi ad eventuali impostazioni relative alle materie mancanti. Se invece questi crediti non sono soddisfatti, anche in uno solo di questi settori, l'accesso non può avvenire, perché questi crediti devono essere maturati al momento in cui viene presentata la domanda per il nulla osta all'iscrizione. Quindi è fondamentale che voi, se vi volete iscrivere, abbiate a portata di mano la guida dello studente, dove ovviamente queste cose che io vi sto illustrando sono opportunamente dettagliate. Vado avanti con quelli che sono i requisiti di accesso, appunto relativamente sempre alle materie caratterizzanti dell'ingegneria ambientale del territorio per 24 crediti e dell'ingegneria della sicurezza e protezione civile ambientale del territorio per ulteriori 9 crediti. Mi raccomando, ricordiamoci che il requisito deve essere posseduto al momento dell'iscrizione. Se io non ho maturato questi crediti nel mio corso di studi, io non posso presentare direttamente la domanda per l'iscrizione al corso di ingegneria civile. Cosa posso fare? Posso ad esempio richiedere l'iscrizione ad uno di questi corsi singoli, perché viene definito che la mia mancanza è una mancanza nei settori dell'ingegneria ambientale del territorio. Vado a prendere ad esempio su ICAR 01, comunque su un qualsiasi settore di questa tabella, e quindi mi iscriverò al corso singolo, la cui prova sarà sostenuta precedentemente all'iscrizione al corso di laurea, e conseguentemente, arrivata in questa situazione, potrò presentare, unitamente a quelli che sono e a quello che è stato il mio percorso di studi della laurea triennale, anche il conseguimento di questi ulteriori crediti necessari appunto per l'iscrizione. Cosa si studia? Forse più che cosa si studia, mi piacerebbe raccontarvi cosa si impara, perché l'obiettivo di qualsiasi studente mi piacerebbe che fosse quello di uscire da questo corso di studi avendo imparato le cose che ci piace fare, perché se abbiamo scelto di fare l'ingegneria civile, quello che andremo a imparare sono sostanzialmente le cose che ci piace fare. Vi ho suddiviso gli insegnamenti che sono sui 2 anni tra il primo e il secondo anno. In entrambi i casi c'è un'impostazione comune, che è quella di avere insegnamenti comuni ai 3 curricula che vi ho elencato, quindi strutture, infrastrutture e territorio. E questa impostazione comune è suddivisa appunto in questi insegnamenti comuni e poi una serie di insegnamenti che possono essere a scelta o meno dello studente, ma relativi al percorso che si decide di intraprendere. Non vi sto a elencare
i nomi di qualsiasi tipo di insegnamento che dovrete seguire, ma ve li ho semplicemente riportati su queste tabelle. Vado avanti e parlo di cosa imparano appunto gli studenti, gli ingegneri civili che scelgono il curriculum strutture. Nel primo anno, perché questo è sempre relativo al primo anno, avranno una serie di insegnamenti che riguardano la parte di ingegneria sismica, qualora dinamica delle strutture e quant'altro, e non hanno l'opportunità di andare a definire quelle che sono le materie che vorrebbero inserire nel loro curriculum. Tuttavia ce l'avranno successivamente, perché come arriveremo poi ad illustrare, per quanto riguarda il secondo anno ci sarà appunto la scelta di numerosi crediti da conseguire con materie che posso inserire e che possono essere non uguali per tutti, indipendentemente dal piacere di avere una formazione più specifica verso un determinato argomento e meno verso l'altro. L'altro curriculum è quello di infrastrutture, quindi se prima vedevamo una informazione, un insegnamento spinto verso la gestione complessiva delle strutture, in questo caso abbiamo una caratterizzazione degli insegnamenti più specifici verso quelli che sono i prerequisiti che un ingegnere civile deve avere se vuole lavorare nel campo delle infrastrutture, e che vanno ad esempio su materie caratterizzanti, quindi specifiche come la tecnica e l'economia dei trasporti, piuttosto che su materie molto molto specifiche quali l'infrastruttura aeroportuale o altre materie che invece possono essere più di cultura generale, ma che però sono fondamentali per quanto riguarda l'ingegnere civile che opera in questi ambiti, quali ad esempio la progettazione idraulica, l'ingegneria sismica e la dinamica delle strutture. Infine, il terzo curriculum per quanto riguarda il primo anno è quello di territorio, in cui l'aspetto più caratterizzante rispetto a quello ovviamente di geotecnica sismica, che comunque era, anche se solamente in maniera parziale, presente anche negli altri curriculum, è quello di andare a valutare quelle che sono la progettazione idraulica, gli impianti, le reti idriche e le costruzioni marittime. Quindi ovviamente un cambio di direzione verso questi insegnamenti più specifici e relativi alla gestione del territorio per alcuni aspetti, e in generale di tutte della gestione idraulica di qualsiasi tipo di struttura che noi ingegneri andremo a realizzare nella nostra vita e nel nostro lavoro. Cosa si studia e cosa si deve imparare, o cosa si vuole imparare facendo l'ingegnere civile, se al secondo anno di corso di studi? Anche in questo caso ho una tabella comune ai tre curricula, che prevede la materia di tecnica urbanistica, 12 crediti a scelta autonoma dello studente, quindi lo studente potrà scegliere tra quella che è l'offerta formativa di Ateneo. Ovviamente dovrà essere opportunamente motivata la scelta che viene fatta, che dal punto di vista formativo mi auguro non sia semplicemente uno scegliere dei corsi che mi fanno prendere un buon voto, ma sia scegliamo un corso, un insegnamento che mi rende unico come ingegnere civile per quanto riguarda la mia formazione, per quanto riguarda il lavoro che io ho il desiderio di fare. Oltre a questi 12 crediti, ho la necessità di effettuare un tirocinio di 6 crediti e poi ovviamente la prova finale, che è la prova di tesi, di cui spenderò qualche parola successivamente. Se invece entriamo nel dettaglio dei diversi curriculum, entriamo su strutture e vediamo che l'unica materia che è obbligatoria per tutti gli studenti che seguono questo curriculum è teoria e progetto di ponti, mentre per quanto riguarda il resto abbiamo la possibilità di scegliere 2 materie a scelta, quindi 12 crediti, tra l'elenco che voi vedete qui sotto. Ecco appunto che torniamo ad individuare una figura che deciderà essa stessa come formarsi e quali sono gli ambienti e le caratteristiche che vorrà avere nel momento in cui si metterà nel mondo del lavoro, in relazione appunto all'offerta di lavoro che vorrà dare relativamente a quello che ci piace fare, perché è fondamentale scegliere in questi aspetti quello che ci piace fare.
se facciamo riferimento al curriculum infrastrutture non abbiamo l'opportunità di scegliere le materie più specifiche che ci piace fare, ma abbiamo invece la necessità di sostenere questi tre esami obbligatori, che sono sicurezza stradale, e mi permetto di dire che è uno dei pochi corsi a livello italiano, dei pochi insegnamenti a livello italiano che ci insegna appunto questa materia, teoria e progetto di ponti, e sistemi di trasporto innovativi. Che cosa si intende? Si intende ad esempio capire quali sono le particolarità di quelli che sono i sistemi di trasporto che nel nostro breve futuro, forse non così breve, ma comunque da considerare, possono essere sui nuovi mezzi di trasporto, ovvero guida automatica, quindi guida autonoma. Quindi entriamo nel dettaglio di quelle che sono appunto queste nuove tecnologie. L'ultimo curriculum è quello di territorio, dove, come per infrastrutture, non ho l'opportunità di caratterizzare il mio pacchetto di insegnamenti che mi specializzi verso quello che sono i miei desideri di fare, ovviamente rimanendo all'interno dell'ingegneria strutturale, ma mi definisce altri tre esami da sostenere, anzi tre esami da sostenere non comuni a tutte e tre curricula, che sono fondazioni e opere di sostegno idraulica fluviale, discarica e bonifica dei siti contaminati, quindi gestione della risorsa idrica fluviale, nonché di quello che è il territorio e l'inquinamento territoriale, quindi argomenti assolutamente all'avanguardia per quanto riguarda determinati aspetti. Vi ho riportato questa slide per fare un appunto, e come mai vi ho riportato i nostri laboratori? Perché i nostri laboratori in questi insegnamenti sono presenti a 360 gradi. Gli studenti che seguono i nostri corsi di studio hanno la possibilità di specializzarsi e di imparare da quelli che sono strutture organizzate e che esplicano il loro lavoro, la loro ricerca, anche attraverso i laboratori. Un elemento fondamentale che potrebbe essere assolutamente seguito è quello, ad esempio, di sviluppare un tirocinio o una tesi all'interno di un laboratorio stesso, come ovviamente può essere tranquillamente sviluppato all'esterno, quindi verso un ente pubblico piuttosto che su uno studio di progettazione privato, quindi non assolutamente preferenziale, ma che a parte questo aspetto specifico della formazione è ovviamente presente anche negli insegnamenti di cui vi ho per alcuni aspetti letto dei nomi, per altri aspetti aiutato a capire quelli che erano gli argomenti principali da trattare. Pertanto dovrete aspettarvi di toccare proprio con mano quelli che sono le cose che andate a studiare. Non vogliamo offrirvi un corso di studi in cui si apre semplicemente il libro e si ripete quello che c'è scritto per fare un esame, ma un corso di studi che, appunto, come vi dicevo all'inizio, è improntato sull'imparare a risolvere un problema, e nel caso specifico noi vogliamo insegnarvi a risolvere quello dell'ingegneria civile, appunto attraverso questo anche tirocinio e prova finale, in modo tale che voi, come vostro sigillo della formazione, possiate finalmente essere inseriti in quello che vuol dire lavorare nel mondo dell'ingegneria e capire non solo come si studia, ma anche come si risolve un problema praticamente nel lavoro che vi auguro il prima possibile possiate andare a fare. Vi ho infine riportato i contatti del referente del corso di studi, nonché il mio contatto per quanto riguarda il delegato all'orientamento e tutoraggio, a cui potrete scrivere ogni volta che vorrete relativamente alla scelta degli esami a scelta che possono esserci, piuttosto che su problematiche che incontrate o per qualsiasi altra curiosità che vorrete sapere relativa a questo corso di studi. Purtroppo il periodo non ci permette di avere un face to face e quindi un'interazione, mi avrebbe fatto piacere chiedervi se avevate delle domande, questo non sarà possibile, ma vi prego di utilizzare le mail affinché possiate farmele quante vorrete, perché per avere il più chiaro possibile il percorso di studi che vorrete andare a fare nel vostro futuro. Grazie a tutti. Lascio a questo punto la parola. Grazie Monica
Per la presentazione, sì. Ora si procederà con la laurea magistrale in ingegneria edile, presenterà il professor Di Naso. Prima di questo volevo dire che, anzi, ringrazio Monica per aver fatto questa ampia esposizione sulle modalità di accesso alla magistrale in ingegneria civile. Volevo far presente che per tutti i corsi di laurea magistrale è necessario presentare una domanda di valutazione per l'accesso e che noi abbiamo impostato tutte le domande di valutazione per l'accesso alle magistrali in modo analogo e quindi tutti quanti dovranno, diciamo, verificare i requisiti curriculari minimi in relazione alle tabelle che ciascuna magistrale ha come riferimento e che trovate nella guida dello studente. Mentre invece analoghi sono anche i requisiti di preparazione personale, ovvero il voto della media pesata di provenienza della triennale. Bene, può procedere il professor Di Naso. Grazie. Buonasera a tutti, sono Vincenzo Di Naso, il delegato all'orientamento del corso di laurea in ingegneria edile magistrale. Vorrei cominciare con un'introduzione a questa presentazione per meglio comprendere quale sia lo spirito con cui è stato progettato questo corso di laurea. Abitare in città, territori e edifici salubri che siano efficienti e resilienti rispetto al cambiamento climatico in corso, vivere in ambienti sicuri, soprattutto in un paese come questo, ad altissimo rischio sismico e dissesto idrogeologico come il nostro, è uno degli obiettivi che sono stati al centro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza varato dall'Italia. Stiamo vivendo in un periodo storico importantissimo, di grandi trasformazioni culturali, in cui uno dei temi fondamentali è quello della transizione ecologica. Quando vedo una pubblicità, anche di una semplice insalata, in cui l'aspetto che viene sottolineato è la possibilità di riciclare l'incarto, lì capisco che 20 anni di ricerca sulla sostenibilità non sono stati buttati via e che invece siamo riusciti a fare un po' breccia nel sentire comune, rispetto a questo mondo. In questo quadro gli ingegneri possono avere un ruolo importantissimo di protagonisti nella società che si sta trasformando. Figure in grado di affrontare le grandi sfide dell'ingegneria e della nuova edilizia in chiave green, sia rispetto alle nuove costruzioni che alla riconversione dell'enorme patrimonio edilizio esistente di cui è dotata l'Italia. Ingegneri capaci, da un lato, di approcciare in modo interdisciplinare con nuove modalità, con idee e soluzioni innovative al tema della sostenibilità e dell'efficienza energetica, in rapporto sia al nuovo sia all'esistente. Dall'altro, competenti relativamente alla prevenzione del rischio, che non è solo il rischio sismico, ma anche, ad esempio, quello legato all'incendio. Già oggi il mercato ha una fortissima richiesta di nuovi ingegneri con una preparazione tecnologica e culturale per rispondere a tutto ciò che vi ho raccontato ora. Capaci quindi di avere una visione sistemica, olistica e delle problematiche e di sviluppare soluzioni metodi, utilizzando metodiche e mezzi all'avanguardia, come ad esempio software avanzati di simulazione strutturale o di disegno, come ad esempio il BIM. In questa slide trovate i referenti del corso di laurea, Frida Bazzocchi, che ha introdotto il pomeriggio di oggi, che è, oltre al presidente del corso di laurea, il referente del corso di laurea in ingegneria edile magistrale. E poi ci sono ovviamente io. Quali sono i punti di forza di questo corso di laurea? Primo, interdisciplinarietà. Il corso affronta discipline diverse che spaziano dagli aspetti storici a quelli strutturali, dagli aspetti ambientali a quelli tecnologici. Secondo, approccio alla sostenibilità. All'interno del corso si affronta l'aspetto della sostenibilità ambientale trasversalmente, dalla progettazione sino alla gestione del costruito. Innovazione. Il corso insegna i metodi e le tecnologie innovative, se non che l'utilizzo di strumenti, in particolar modo quelli informatici, all'avanguardia. Il
Il percorso di studio è molto flessibile, lo vedremo nelle prossime slide, così da consentire ad ognuno di ottenere una preparazione orientata alla specifica passione per un certo ambito. È presente un tirocinio che favorisce l'inserimento nel mondo del lavoro, come avreste visto anche nel corso di laurea precedente. Vi faccio presente che ad oggi la richiesta del mercato è superiore all'offerta, cioè detta in maniera più semplice, c'è più richiesta di ingegneri e di quanti ne riusciamo a laureare. Quello che vi sto mostrando è il piano di studi del primo anno. Allora, ve lo spiego. Abbiamo una materia che è analisi numerica, che noi definiamo di base, necessaria per affrontare alcuni aspetti della progettazione delle strutture, spesso nell'ambito teorico. La meccanica computazionale e ottimizzazioni strutturali e costruzione in zona sismica, lo vedete nella seconda riga, che sono materie relative alla progettazione delle strutture. Nel primo si affrontano le strutture a guscio e gli aspetti legati alla modellazione delle strutture stesse. Nel secondo, come dice il nome stesso, si apprendono le modalità di progettazione delle strutture in relazione al sisma. Poi abbiamo una storia dell'architettura contemporanea, perché non si può progettare senza conoscere la storia. Queste sono obbligatorie, insieme alle penultime due, che sono disegno e modellazione parametrica dell'architettura. In questo caso, questo corso si utilizzano software di tipo BIM per la progettazione. E come dice il nome stesso, si apprendono gli strumenti per la rappresentazione architettonica e non solo, in realtà per disegnare qualunque oggetto che noi dobbiamo far costruire. Energetica del sistema e edificio impianto e impianti tecnici civili, che è un corso integrato. Nella prima parte si affronta il problema dell'analisi energetica di un edificio, nel secondo la progettazione degli impianti di questo. Ovviamente il tutto è orientato alla sostenibilità energetica e all'utilizzo delle fonti rinnovabili. Poi vedete un gruppo di sei corsi evidenziati con le parentesi rosse. Di questi sei corsi dovete sceglierne due, ciò in funzione del vostro specifico interesse. Ci sono corsi che trattano della storia delle tecniche edilizie oppure di bioedilizia per rimanere nell'ambito della sostenibilità, appunto. Urbanistica, prevenzione incendi, progettazione architettonica e della progettazione integrata di un edificio nel suo insieme, forma, struttura. Poi trovate un esame a scelta, poi ne troveremo un altro al secondo anno. Per questi esami a scelta, ogni anno attiviamo una serie di corsi che vediamo tra poco, per offrire la possibilità di completare la propria formazione con corsi di carattere più specialistico. Non è obbligatorio scegliere tra questi, però visto che noi pensiamo che alcuni corsi potrebbero essere appunto utili per completare questa formazione, li attiviamo. Secondo anno. In questo caso troviamo il primo, che è un corso che tratta della sicurezza sui luoghi di lavoro, un altro esame che si occupa della progettazione delle strutture, come dice il nome stesso, il terzo, di cui peraltro sono cotitolare, che tratta gli aspetti della progettazione dal punto di vista distributivo e tecnologico orientato alla sostenibilità energetica. Già il nome lo suggerisce. Poi ovviamente abbiamo l'altro esame a scelta di cui parlavamo prima. Infine abbiamo la tesi di laurea, che vedete ha 12 crediti, quindi è abbastanza consistente, ed il tirocinio, che ha lo stesso peso di un corso, e quindi anche questo è abbastanza consistente, che è quello di cui parlavo prima, per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro, se non che fare esperienza sul campo. Qui vedete gli esami a scelta che attiviamo specificatamente per i corsi delle magistrali. In realtà alcuni sono anche condivisi con gli altri corsi delle magistrali. Questi ve li ho divisi per ambito, ovvero strutture, ambiente, architettura. Quelli evidenziati con la freccia sono specificatamente orientati agli interventi sugli edifici
edifici storici, perché come vi avevo detto, questo corso dell'area ha una forte attenzione per il recupero. Detto ciò, chi è quindi l'ingegnere edile? È una figura professionale che ha una preparazione su tutti e quattro i pilastri che stanno alla base della progettazione degli edifici, ovvero l'architettura, la struttura, l'energia e la sicurezza. In particolare, la figura che vogliamo preparare è quella che ha una profonda preparazione nel rapporto tra il progetto e la costruzione, ed è qui il nodo fondamentale di questo corso dell'area. Ciò gli consente di avere un controllo di tutti gli aspetti del sistema edilizio, ciò sin dalla prima ideazione dell'edificio, sino ad arrivare alla sua costruzione. In una parola, questa si chiama interdisciplinarità. Ad oggi questo aspetto è fondamentale nella figura del progettista, in particolare quando deve svolgere un'azione di coordinamento tra i vari operatori del processo edilizio. Ormai dobbiamo dimenticarci quell'idea romantica della progettazione architettonica come puro gesto artistico. Ad oggi gli edifici funzionano come le automobili, hanno consumi e prestazioni. Questo non significa perdere l'aspetto artistico nella progettazione. Pensate a una Ferrari, è bellissima, ma sarebbe impensabile progettarla senza prendere in considerazione tutti gli aspetti, compresi quelli della meccanica. Cosa facciamo dopo la laurea, ovvero sbocchi occupazionali? Fondamentalmente l'impiego può essere di due tipi, o nell'ambito della progettazione, che può essere architettonica, perché sosteniamo che gli ingegneri fanno progettazione architettonica, non fanno solo il restauro, per il resto la progettazione la fanno tutta. Strutturale, sicurezza o di carattere tecnologico nelle aziende produttrici di componenti edilizi. Oppure in ambito più gestionale, quindi in enti pubblici, nelle aziende o facendo il project manager negli studi di progettazione, svolgendo quell'attività di coordinamento che peraltro spesso faccio anche io. Nelle prossime slide cosa guardiamo? Guardiamo un po' di elaborati svolti dagli studenti nell'ambito dei vari corsi, dei vari corsi o all'interno delle tesi di laurea. Questi sono divisi per ambito e per darvi un'idea di quello che poi andrete a fare, perché poi questo è. Partiamo dalla progettazione architettonica. Nel corso di laurea ci occupiamo della progettazione nelle varie fasi e alle varie scale. Quello che vi sto proiettando è l'idea, detto in maniera più tecnica, il concept del progetto di un edificio culturale ispirato alla tradizione della Taranta, realizzato all'interno di una tesi di laurea. La forma dell'edificio nasce dal movimento del ballo della Taranta. Quest'idea poi diventa vero e proprio progetto. Questa che vi sto proiettando è la tavola, visto che questa tesi di laurea derivava da un bando di progettazione reale, lo studente, anche il laureando, ha partecipato alla gara e non si è classificato neanche molto male, peraltro, e questa è la tavola che ha inviato per partecipare. Qui vedete invece un'ipotesi di ampliamento della sede di ingegneria con un'aula magna e la nuova mensa, progetto elaborato all'interno del corso di composizione architettonica. Quindi si fa progettazione architettonica. Sempre progetto architettonico, ma specificatamente orientato alla sostenibilità di un complesso residenziale progettato all'interno del corso di architettura tecnica e bioedilizia. Un altro progetto svolto in quello che oggi è il corso di progettazione sostenibile di edifici specialistici, di una struttura ludico-ricettiva. In questo caso si lavora anche sulla progettazione del dettaglio edilizio,
esecutivo. Qui vedete un dettaglio sulla terrazza, come vedete si arriva a definire ogni elemento della costruzione e direi che arriviamo a definire anche persino tutte le viti. Qui siamo nuovamente nel corso di architettura tecnica bioedilizia, in questo caso progetto della soluzione tecnologica di un edificio orientato al basso impatto ambientale, quindi l'uso del legno e quelle che noi chiamiamo in gergo soluzioni a secco, quindi senza legante ad umido. Stessa cosa di prima, un dettaglio sulla copertura. E anche in questo caso si arriva alla definizione della soluzione costruttiva nel dettaglio. Questa invece è un elaborato di una tesi di laurea che ho seguito io, peraltro fresca di qualche mese fa. In questo caso ci siamo divertiti a dare un nuovo vestito al già ottimo grattacielo intesa a San Paolo di Torino di Renzo Piano, con tutto rispetto. Sperando che Renzo Piano ci perdoni di questo, un vestito pensato per migliorare ancora di più il comportamento energetico, che peraltro è già ottimo. Qui invece abbiamo un elaborato del corso di urbanistica, il tema era quello del recupero dell'ex caserma Morandi a Firenze, qui vedete le necessarie analisi svolte dagli studenti e qui invece la proposta che gli studenti hanno fatto, quella che in gergo si chiama master plan. Poi c'è l'ambito del recupero dell'esistente, che deve necessariamente passare da una sua lettura, quello che noi chiamiamo, quello che si chiama rilievo. Qui siamo nell'ambito del corso di disegno, il tema era quello di un'ex fonderia. Qui vedete, vi mostro una tavola in cui si vede il risultato grafico dell'attività di rilievo di questo edificio. Questa attività di rilievo che si occupa anche degli aspetti di dettaglio, quindi ad esempio com'è la tessitura della volta. Struttura. Il corso di laurea affronta sia gli aspetti della nuova progettazione che il recupero dell'esistente. Qui vedete un elaborato del progetto della struttura di un nuovo edificio svolta all'interno di una tesi. E poi, per quanto riguarda invece l'esistente, questo è un elaborato che riassume le prove sui materiali. Peraltro svolte all'interno del laboratorio di strutture del nostro dipartimento e prove sui materiali che erano finalizzate al progetto di un adeguamento sismico di un edificio. Qui vedete un elaborato sempre relativo a questa tesi, il progetto esecutivo della struttura in cemento armato. Qui vedete invece il progetto esecutivo delle strutture in acciaio e quell'oggetto che vedete disegnato sulla sinistra è una struttura specificatamente finalizzata a contrastare le azioni sismiche. Nella progettazione si utilizzano anche software di modellazione strutturale e questo anche nell'ambito del recupero. Quella che vi sto mostrando è un'altra tesi di laurea, in questo caso il tema era il pirellone a Milano di Gio Ponti e Luigi Nervi. Le immagini a sinistra sono il modello elaborato per l'analisi strutturale e a destra invece le proposte per il consolidamento delle strutture. Impianti e risparmio energetico. Ovviamente il corso si occupa anche di questo. Quello che vi sto mostrando è un progetto di una rete impiantistica. Qui invece nell'ambito del risparmio energetico, il progetto di sistemi per il recupero dell'acqua piovana per il suo riuso, quelle che vengono definite in gergo le acque grigie. E lo schema del riutilizzo di queste all'interno di una residenza.
Quando si parla di progettazione orientata al risparmio energetico, dobbiamo necessariamente confrontarci con la radiazione solare, questo lo facciamo sempre. Qui vedete, ad esempio, lo studio della forma di un edificio progettato in relazione al soleggiamento invernale estivo. E infine, non per importanza, ovviamente la sicurezza, che è trasversale rispetto a tutto ciò che abbiamo visto. In questo caso stiamo vedendo degli elaborati del corso di progettazione e sicurezza dei luoghi di lavoro. Il tema era il progetto di una falegnameria. In questa slide vedete gli elaborati relativi alle fasi di analisi per l'individuazione delle criticità all'interno delle lavorazioni. In quest'altra, sempre una tavola di analisi in cui si individuano i rischi e anche proprio la valutazione del rischio, se non che quali sono la loro individuazione. La quantificazione del rischio, scusate. E infine la proposta progettuale. In questo caso vedete il progetto della falegnameria, che devo dire che peraltro è una gran bella falegnameria. Per concludere, perché diventare ingegnere edile? Qui c'è un elenco che ve lo racconto velocemente. Perché si è capace di gestire il processo edilizio in tutte le sue parti, perché si è in grado di confrontarsi con tutte le figure professionali che partecipano al processo edilizio, perché si è in grado di progettare ed applicare le tecnologie più innovative, perché non le applichiamo e basta, ma talvolta le progettiamo veramente, perché si diventa in grado di utilizzare strumenti all'avanguardia, per la possibilità di scegliere tra varie specializzazioni. Lì vedete un elenco: progettazione architettonica, strutturale, impiantistica, direzione lavori, la sicurezza, e poi un grande ventaglio delle opportunità lavorative che possono essere di carattere pubblico o di carattere privato. Io ho concluso. Ringrazio per l'attenzione, spero di vedervi per i corridoi di ingegneria il prossimo anno e per qualunque domanda, quella è la mia mail, usatela, scrivetemi che vi risponderò. Grazie a tutti. Bene, perfetto. Vincenzo, puoi staccare la condivisione. Sì, devo ribeccare la finestra di Webex. Se faccio così, forse. Ok, e ora procediamo con la prossima presentazione, che è la laurea magistrale in tutela dell'ambiente e del territorio, e presenta il professor Lorenzo Cappetti. Prego, Lorenzo. Sì, grazie Frida, condivido la presentazione. Allora. Eccoci. Io non vi vedo più, mi dite per favore se si vede in condivisione? Sì, si vede, Lorenzo. Ok, grazie. Allora, buon pomeriggio a tutti. Parto con questa presentazione che è sul corso di laurea magistrale Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio. Il corso è uno dei quattro corsi magistrali che vengono offerti sotto l'egida del Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale. E insieme quindi all'ingegneria civile edile e l'ingegneria, e in questa slide vi ho messo anche il dottorato di ricerca internazionale, che è il terzo livello della formazione, tanto per ricordarvi che comunque in uscita dalle lauree magistrali del Dipartimento di Ingegneria Civile c'è anche la possibilità di ulteriormente specializzarvi con un dottorato di ricerca. Ora veniamo invece al merito specifico della laurea magistrale in ingegneria dell'ambiente e del territorio. Le tematiche che si affrontano, come
insomma, si può capire dal nome, sono quelle legate prevalentemente, ma non esclusivamente, insomma, al territorio, tipo per esempio stabilità dei versanti, regimazione idraulica dei correnti e quindi frane, per quello che riguarda la protezione e monitoraggio dal dissesto idrogeologico e quindi le relative tecniche di mitigazione del rischio idraulico. Poi ci sono altre tematiche ad ampio raggio che vengono trattate nel corso di laurea, quali quelle per esempio della gestione delle risorse naturali con gli impianti per il trattamento e la depurazione delle acque, oppure la gestione dei sistemi idrici. In questa slide vediamo alcuni esempi di realtà del territorio che sono il target degli insegnamenti che vengono dati nell'ambito di questo corso di laurea. In alto a destra vedete una simulazione della rete acquedottistica, in basso a destra parte di un impianto di depurazione e opere storiche tipo acquedotti, quelli che vedete più o meno al centro. Altre tematiche che vengono trattate sempre nell'ambito del corso di laurea sono quelle inerenti alla valutazione della potenzialità della risorsa da fonti energetiche alternative, tipo o rinnovabili più propriamente, tipo l'idroelettrico, il geotermico, l'eolico, il fotovoltaico, la biomassa, financo allo sfruttamento dell'energia del mare. Queste immagini, insomma, ricordano parte di questi sistemi, che sono tutti oggetto di studio per quello che riguarda la valutazione della risorsa nell'ambito di insegnamenti del corso di laurea magistrale di cui si tratta ora. Per esempio, curiosità che forse non è a tutti nota, e questo lo dico giusto perché sono anche docente della materia di costruzioni marittime, si può anche estrarre energia dal moto ondoso, quello che vedete in alto a destra. È per esempio un impianto in Spagna che produce energia estraendola dai moti ondosi che si abbattono su quella diga foranea che vedete rappresentata nell'immagine. Ora, le tematiche che vengono affrontate hanno l'obiettivo di preparare il tecnico, ingegnere che poi deve risolvere, fronteggiare, gestire o comunque ingegnarsi per lavorare nell'ambito di problematiche del territorio, tipo questa che vedete in questa presentazione, che è appunto la colata di fango che è avvenuta la settimana scorsa in Giappone. Non è una rarità, non avviene solo in Giappone, tristemente anche noi in Italia ne abbiamo fatto tragiche conseguenze. Più famoso è quello che successe a Sarno anni fa, ma non solo. Altri tipi di problemi che riguardano l'interazione tra l'ambiente e l'opera dell'uomo, e quindi sono oggetto di corsi che vengono dati, corsi di insegnamento in questo corso di laurea magistrale. Sono, per esempio, anche un'altra volta in campo marittimo, le enormi forze dei moti ondosi che abbattono addirittura opere e infrastrutture, tipo in questo caso nel 2018. Il filmato si riferisce a un evento del 2018 particolarmente intenso, che ha abbattuto completamente il porto turistico di Rapallo. È lo stesso evento che ha dato anche luogo a una devastazione nelle Alpi, laddove ha portato all'abbattimento di interi versanti boschivi. È quella che è passata col termine famoso la tempesta Vaia. E quindi la misura e la predizione anche di questi eventi sono uno dei target degli insegnamenti che vengono dati al corso di laurea. Quindi, perché fare l'ingegnere ambientale? L'ingegnere ambientale mira, quindi, diciamo, il nostro corso di laurea mira a formare una figura professionale che ha le competenze in queste, per risolvere le problematiche che vi ho illustrato, attingendo dalla realtà, e quindi competenze specifiche sulla sostenibilità, della presenza umana sull'ambiente. È una figura professionale che sempre più, devo dire, e oggi anche con i nuovi indirizzi in ambito europeo, questo è confermato, si ha domanda importante di queste competenze e è prevedibile che la domanda aumenti, soprattutto vista l'ingente mole di finanziamenti post-Covid che mirano a
sviluppare ulteriormente quella che si chiama la green economy, quindi serviranno figure professionali in grado di saper gestire l'interazione umana con l'ambiente e, perché no, ricavarne anche dei nuovi business, dei nuovi mercati. Ecco. Quindi le questioni ambientali sono di fatto senza confini, come messo in questa slide. L'ingegnere ambientale deve comunque interfacciarsi o comunque avere un approccio multidisciplinare e interdisciplinare per affrontare i problemi, insomma, a scala globale, quindi una competenza tecnica, diciamo, relativamente innovativa. Oltre alle tematiche di insegnamento, il corso di laurea si incardina anche con laboratori di ricerca e altre iniziative di trasferimento tecnologico che poi passano, per esempio, sotto il mondo delle spin-off universitarie. Quindi educazione, ricerca e innovazione è un po' un triangolo sulla base del quale è fondato il corso di laurea magistrale in ingegneria per la tutela dell'ambiente e del territorio. Per esempio, in questi casi qua vi faccio vedere degli esempi di studi che si fanno sul territorio, che poi sono quelli verso i quali potete orientarvi durante le vostre attività curricolari, sia con i crediti liberi che con anche i crediti a disposizione per la tesi e i tirocini. In questo caso, in questa slide, spero che si veda, mi va un po' piano. Comunque, è rappresentato, vi viene mostrato un modello idraulico particolarmente importante con il quale è stato studiato degli aggiornamenti, per esempio, della diga di Levane sull'Arno. Anche questo è un tipico problema di frontiere tra l'ingegneria idraulica e l'ingegneria ambientale. Un altro tipico esempio di attività svolte all'interno del dipartimento, e presso le quali trovano impiego tanti studenti nell'ambito dei tirocini e della laurea, sono per esempio le attività che riguardano la depurazione delle acque, laddove ci sono esigenze sempre più spinte per, al solito, ecco. Ecco, quindi l'eutrofizzazione delle acque, in questo caso si parla, il progetto che adesso passo velocemente ad altro, ma questo progetto mira a studiare queste problematiche e, nell'ambito di tutti questi progetti, il contributo degli studenti, e gli studenti ricevono al contrario un'importante proposta e offerta formativa che si svolge all'interno di queste attività fortemente radicate nel territorio. Quindi lo studente di ingegneria ambiente del territorio è direttamente proiettato nell'ambito professionale, sia con le attività di laboratorio che con progetti di ricerca di quel tipo. Un altro laboratorio che vi faccio vedere, per esempio, è quello di cui sono responsabile di ingegneria marittima. In questo caso si raccontava alla RAI come studiamo la morfodinamica dei litorali per aiutare i manager costieri nell'organizzazione e nella gestione dell'ambiente dei litorali. Anche questa è un'attività di ricerca, ma anche didattica, come tutti gli altri laboratori. Anche in questo caso si può usufruire di questa offerta formativa di alto livello per cercare di andare avanti, andare oltre ai corsi di insegnamento tramite l'attività di tirocinio e di tesi specialistiche in questi campi. Quindi, in definitiva, come si fa a iscriversi al corso di laurea? Bene, l'iscrizione al corso di laurea è stata un po' raccontata anche dai colleghi che mi hanno preceduto, ovvero è necessario rispettare dei requisiti curricolari e dei requisiti di preparazione personale. In merito ai requisiti curricolari, si può subito dire che l'iscrizione è, permettetemi di dire, diretta, senza nessun problema, per tutti gli studenti che transitano via il corso di laurea triennale in Ingegneria Civile e Ambientale, il corso CEA. Quindi,
se all'ascolto ci sono laureandi di questo corso di laurea, per loro non c'è nessun problema. Viceversa, nel momento in cui arrivassero a iscriversi al corso di laurea a Firenze, quello del nostro Dipartimento, Ingegneria per la tutela dell'ambiente e del territorio, studenti che provengono da altri corsi, è necessaria la verifica. E qui sarò breve perché già è stata ampiamente illustrata da chi mi ha preceduto. Sostanzialmente si richiede di controllare se nella carriera accademica i crediti formativi che si hanno nell'ambito di alcuni raggruppamenti di settori scientifici disciplinari sono sufficienti per quello che richiede il corso di laurea. Quindi c'è una verifica da fare sulla base di tabelle che vi indicano quanti crediti formativi dovete avere per determinati settori scientifici disciplinari. Poi c'è il requisito della preparazione personale che si considera diciamo, rispettato nel momento in cui la media dei voti nella carriera della laurea sia almeno 22 trentesimi. Ora, oltre a queste regole di accesso, poi c'è sicuramente l'articolato degli insegnamenti che vengono dati nel corso di laurea. In questo caso oggi abbiamo due indirizzi: l'indirizzo tecnologie ed impianti, l'indirizzo sostenibilità delle risorse naturali. Quindi questa è una relativa novità, ormai è vero da qualche anno accademico. È stato fatto questa, diciamo, è stata ulteriormente specializzata l'offerta formativa in due indirizzi e sostanzialmente, per farla breve, comunque il primo anno è a comune tra i due indirizzi e nel secondo anno invece si danno delle, l'offerta formativa si caratterizza per tematiche più attinenti alla tecnologia degli impianti, in questo caso nell'indirizzo tecnologia e impianti, vedete per esempio messi in evidenza esami del tipo impianti di trattamento dei rifiuti solidi oppure processi e tecnologie per la bonifica dei siti contaminati e viceversa nel caso dell'indirizzo sostenibilità delle risorse naturali, è chiaro che quindi al secondo anno la scelta è l'offerta formativa. Si è concentrata su tematiche più attinenti a questi temi della sostenibilità, per esempio con l'esame della gestione di risorse idriche e acqua e energia, quindi diciamo qual è il nesso tra l'acqua e l'energia, oppure per esempio filiere energetiche delle biomasse, energie rinnovabili, stabilità del territorio. In entrambi i casi, comunque, sia nell'indirizzo tecnologie e impianti, sia nell'indirizzo sostenibilità delle risorse naturali, va messa in evidenza una rilevante libertà che hanno gli studenti del nostro corso di laurea di predeterminarsi la loro formazione accademica attingendo da ben 12 crediti a scelta su un'ampia offerta di corsi che è tabellata, sostanzialmente tutti i corsi che vengono elargiti nell'ambito di tutte le altre lauree magistrali sotto il Dipartimento di Ingegneria Civile, ma non solo, comunque sono elencate nella tabella che trovate nella guida studenti. Oltre a questi 12 crediti che quindi vi scegliete da voi e allora quando attingete da quegli esami proposti, sostanzialmente non c'è nessuna verifica da fare, il piano di studio diventa un percorso di studio preapprovato. E oltre a questi, dicevo, avete ben altri 6 crediti di tirocinio e laboratorio da investire nell'aumento della vostra formazione tramite la partecipazione ad attività fortemente radicate col territorio, siano queste, non so, tirocini presso studi professionali o imprese, aziende del territorio operanti nel campo dell'ingegneria dell'ambiente del territorio o siano questi laboratori di ricerca laddove si sviluppa quella ricerca applicata che ho ampiamente mostrato nelle slide precedenti. Infine, ci sono ulteriori 12 crediti da destinare alla prova finale. Quindi 12 a scelta libera, 12 per la prova finale, più 6 per tirocinio e laboratorio,
vedete che fanno 30 crediti formativi che sono a disposizione di voi studenti per determinarvi il vostro futuro, laddove per esempio aveste un interesse particolare per alcune discipline, potreste investire questi 12 crediti per uscire dalla laurea in ambiente e territorio con una formazione di massimo livello sulla tematica che è di vostro interesse. Oltre a questa articolazione formale del corso di laurea, c'è anche da dire che si affianca la formazione in aula con delle visite tecniche di campo in particolare, essendo il corso di laurea focalizzato sull'ambiente, c'è l'occasione di vivere nell'ambiente e andare a vedere le opere e l'interazione delle opere dell'uomo con il territorio, quindi come si progettano, come si rilevano, come si misurano e via discorrendo. Quindi una importante occasione di esperienza sul territorio, che è sicuramente uno dei valori aggiunti di questo corso di laurea. Queste sono alcune immagini tratte da visite fatte negli anni precedenti, quindi attività di monitoraggio di correnti e rilievi sedimentologici di un bacino, per esempio, oppure visite presso impianti di costruzioni offshore per lo sfruttamento delle risorse marine, oppure ancora visite a impianti di depurazione, in questo caso a Castiglione Torinese, laddove si va a vedere quello che in aula si impara a progettare e a gestire. E quindi questa formazione vi permette poi di andare post laurea, insomma, sul territorio e mettere a disposizione le vostre capacità e comunque farvi apprezzare e trovare lavoro presso enti, agenzie, amministrazioni pubbliche, quali per esempio consorzi di bonifica, autorità di bacino o il stesso sistema ARPA, ARPAT nel caso di quella toscana, ma il sistema ARPA è nazionale, quindi tutte le agenzie ARPA hanno bisogno di tecnici, per esempio ingegneri dell'ambiente del territorio, e quindi con funzioni certamente di responsabile o coordinatore, insomma, a un certo livello. Ovviamente questi sono, diciamo, i laureati che entrano in queste realtà e ovviamente si devono fare un'esperienza, ma poi sono proiettati verso funzioni di responsabilità, coordinamento, gestione di enti, impianti e sistemi. Quindi questo è quello che diciamo, il mondo del post laurea è vario, ampio e apparentemente, anzi no, apparentemente è provato che c'è un aumento di richiesta in questo settore e è probabile, come dicevo prima, che la domanda aumenti ancora visto l'enorme piano europeo di investimento che vede nell'ambiente, nella green economy, il futuro della nostra area economica e politica europea. Ecco, quindi ci sarà bisogno sicuramente anche e forse soprattutto di ingegneri per l'ambiente e il territorio. Quindi ho finito questa mia breve presentazione, grazie per l'attenzione e se ci sono domande, scusate, qui non ho messo la mia email, però la trovate pubblicata nella pagina ufficiale del corso di laurea magistrale. Io mi chiamo Lorenzo Cappietti e il delegato responsabile del corso di laurea è il professor Gori. Trovate la mia mail, la sua mail, nella pagina ufficiale, quindi non esitate a scriverci. Grazie per l'attenzione. Grazie Lorenzo. Ora possiamo procedere invece con la presentazione della laurea magistrale in Geoengineering e presentano la professoressa Tofani e il professor Faciorso. Sentite? Allora, non riesco a condividere. Condivido il pulsante e disattivo. Ok, perfetto.
Bene, vedete? Riuscite a vedere? Sì. Bene, perfetto. Buonasera a tutti, salve, io sono Veronica Sofani, delegata all'orientamento del geoengineering e docente di Engineering Geology. Parto subito con di un video che spiega un po' quali sono le attività del geoengineering, quali sono, diciamo, cosa offre il geoengineering. Scusate, mi dicono che non si sente l'audio? Non si sente niente, non si sente assolutamente Non si sente. niente. È venuto il video senza, vabbè, lascialo, ormai vai oltre. Non si sente. Passo oltre, al video, non. Non c'è, cioè si vede il video, si vede, si legge, per carità, però è un'attesa un po' strana. Mi dispiace, non riesco. Forse c'era, insomma, vabbè, niente, poi vai avanti. Passo. Comunque il video in realtà, diciamo, descrive tutte quelle che sono, come è strutturato il geoengineering, e lo rivediamo ora nelle prossime slide. Allora, innanzitutto il geoengineering nasce nel 2017, l'anno accademico 2017-2018, nell'ambito della cattedra UNESCO, istituita all'Università di Firenze l'anno precedente, la cattedra UNESCO su prevenzione e gestione sostenibile dei rischi idrogeologici, che è, diciamo, basata all'Università di Firenze e coinvolge due dipartimenti, il Dipartimento di Scienze della Terra e il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. La cattedra UNESCO ha quattro obiettivi principali, quindi questo, diciamo, che sono legati allo sviluppo di procedure per la prevenzione e la gestione dei rischi idrogeologici, quindi con particolare riferimento alle alluvioni, alle frane, alla subsidenza, però si occupa anche di terremoti. E ha quattro obiettivi specifici che sono promuovere lo sviluppo di tecnologie innovative per la previsione e gestione dei rischi idrogeologici, lo sviluppo di procedure per supportare le politiche di riduzione del rischio e la gestione delle emergenze, promuovere la protezione dei beni culturali e promuovere attività di ricerca internazionale ospitando studenti e professori. Quindi nasce in questo ambito, in questo contesto internazionale della cattedra UNESCO, coinvolgendo questi due dipartimenti. Quali sono gli obiettivi formativi principali del geoengineering? Innanzitutto un corso di laurea internazionale e interdisciplinare, è completamente svolto in lingua inglese e mira alla formazione di esperti del monitoraggio, progettazione e gestione di processi nell'ambito della mitigazione del rischio idrogeologico, con particolare riferimento alle inondazioni, come vi dicevo, alle frane, ai fenomeni di subsidenza, quindi ai rischi idrogeologici, ma anche a terremoti. Il programma di studi è incentrato e indirizzato all'analisi quantitativa dei sistemi ingegneristici e dei processi geologici,
in un contesto che è multidisciplinare, perché nasce proprio dall'unione delle competenze che vengono da due dipartimenti diversi, il Dipartimento di Scienze della Terra e il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale. Quindi ha queste due competenze che si uniscono per formare questi esperti in analisi quantitativa dei processi naturali, con particolare riferimento appunto ai rischi geologici. Quindi qual è il profilo professionale che il corso di laurea offre e sviluppa? Un profilo professionale con competenze nella prevenzione, mitigazione e gestione del rischio geoidrologico. E questa formazione permette degli sbocchi, vari tipi di sbocchi occupazionali. Al momento abbiamo avuto, essendo iniziato nell'anno accademico 2017-2018, al momento abbiamo avuto pochi laureati che comunque sono già ben inseriti nel mondo lavorativo, specialmente studi professionali, in quanto il geoengineering forma una figura professionale particolarmente interessante sia per quanto riguarda gli enti e le agenzie pubbliche, sia per quanto riguarda le società private, quindi le imprese, le società private, anche che operano in molti campi dell'ingegneria, con riferimento appunto all'idraulica, alla geotecnica, ma anche appunto alla geologia applicata, grazie a questa, diciamo, formazione interdisciplinare. Come hanno già estesamente descritto i miei colleghi in precedenza, il GEM ha dei requisiti d'accesso curricolari che praticamente sono soddisfatti per gli studenti che provengano dal CEA, quindi dalla laurea triennale in civile edile ambientale, e dei requisiti di preparazione personale viene verificata che i laureati presentino una media pesata maggiore o uguale a 22 trentesi, come abbiamo visto per gli altri corsi di laurea. Essendo un corso di laurea completamente erogato in lingua inglese, deve essere dimostrata anche la padronanza della lingua inglese di livello almeno B2. Bene, quindi sia per gli studenti, diciamo, ovviamente il geoengineering, essendo un corso di laurea internazionale in inglese, a studenti sia stranieri che italiani, e per entrambi viene verificato questo, diciamo, livello di inglese minimo, che è un requisito di preparazione personale. Questo è il piano di studi, che prevede attività formative caratterizzanti, attività formative affine e integrative, che, come si può vedere, sono molto interdisciplinari, quindi riguardano sia i settori ICAR01 e ICAR02, quindi Fluvial Hydraulics e Watershed Hydrology. Poi c'è un corso di geomatica del settore ICAR06, quindi topografia e cartografia, corsi del settore geotecnia ICAR07, quindi Earthquake Geotechnical Engineering, Slope Stability, Structural Mechanics ed Engineering, e poi dei corsi relativi al mondo della geologia. Geologia 1 e geologia 2 sono esami, diciamo, di base della geologia, più due corsi più applicativi, che sono la geologia applicata, Engineering Geology e la geomorfologia applicata. Poi ci sono appunto altri corsi che sono Watershed Management, che è un corso di idraulica agraria e sistemazione idraulico-forestale, e Soil Conservation, che invece anche questo viene dal settore agraria, che riguarda appunto più un corso di, diciamo, collocato nel, diciamo, nel settore scientifico disciplinare della pedologia. Ci sono poi dei corsi anche che permettono la formazione più, come dire, riguardano, diciamo, le competenze più matematiche, o MAT 08, che è Numerical Methods for Scientific Computing, e un corso di statistica sociale che si chiama Statistical Data Analysis, che è collocato nel settore di statistica sociale. Ci sono poi dei 9 crediti di corsi a scelta, e i corsi a scelta sono quelli indicati sotto, dei settori ICAR02, Coastal Dynamics e Flood Risk, e il settore ICAR01/ICAR08, che è Continuum Mechanics. L'esame finale, che include anche 3 crediti di tirocinio, prevede 18 crediti.
essendo un corso internazionale, come vi ho detto, gli studenti, questa è una mappa della distribuzione degli studenti attualmente iscritti al Geoengineering, che come vedete provengono da, hanno una distribuzione più, diciamo, non uniforme, però da diversi stati, un po' da tutto il mondo, dal Canada, dalla Nigeria, dalla Siria, dall'Afghanistan, dalla Turchia, se non sbaglio, vabbè, il numero principale di iscritti proviene dall'Italia, in questo momento gli iscritti italiani sono 9, questo è soltanto, diciamo, il numero totale di iscritti attualmente, cioè iscritti dall'anno accademico 2017-2018, e non include invece gli studenti che si sono laureati al momento, che dovrebbero essere 6, se non sbaglio, Enrico, è vero, gli studenti laureati, che sono una siriana e 5 italiani. Un studente russo, vari studenti indiani, quindi diciamo un panorama piuttosto internazionale. Le valutazioni di questo corso di laurea sono molto buone, con una media degli ultimi 2 anni di valutazioni che è superiore all'8,5, superiore in generale ai corsi di laurea magistrale di ingegneria. Quindi insomma siamo molto soddisfatti del risultato, anche della, diciamo, delle valutazioni da parte degli studenti ha ricevute al momento, fino ad oggi. Vi volevo far vedere ora alcuni diciamo, esempi di quali possono essere diciamo, le tesi di laurea che possono essere condotte nell'ambito del geoengineering. Vi faccio vedere come primo esempio, faccio vedere 3 esempi che sono molto interdisciplinari, proprio perché questa è la natura intrinseca del corso di laurea. Questo è l'esempio di una tesi di un ragazzo che si è laureato, Gianluca Bro, che si è laureato ora da poco, ad aprile, che ha svolto una tesi in Madagascar. In realtà purtroppo è una tesi svolta completamente a distanza. In particolare è relativa al sito di Antananarivo, che è la capitale del Madagascar, che è un sito candidato alla tentative list dell'UNESCO. Come cattedra UNESCO siamo stati appunto coinvolti nella stesura del dossier per inserire il sito, la città di Antananarivo nella tentative list dell'UNESCO, e per realizzare il dossier UNESCO è necessario, diciamo, produrre tutta una serie di, diciamo, valutazioni, sia, diciamo, più legate agli aspetti storici, architettonici, ma anche ambientali. E come cattedra UNESCO su previsione e gestione dei rischi idrogeologici ci è stato chiesto di valutare le condizioni di rischio idrogeologiche dell'area di Antananarivo. In alto, sulla sinistra, vedete delle immagini della vecchia città, diciamo, del centro storico della città, che è fortemente interessato da fenomeni di dissesto superficiale, come vedete frane che interessano la città vecchia. In quest'ottica abbiamo svolto questa tesi di laurea che ha riguardato la messa a punto di carte di pericolosità di rischio idrogeologico per tutta l'area di studio, con vari tipi di approcci, sia statistici che fisicamente basati. Questo è il risultato di una cartografia di pericolosità, di una carta di pericolosità da frana, dove vengano indicate le aree in colore, quelle che hanno, diciamo, sono in colore rosa sì, lilla, e diciamo i colori che hanno, questo indica una mappa del fattore di sicurezza, quindi questo colore lilla chiaro e scuro indica le zone che hanno, diciamo, la pericolosità maggiore. A cosa serve questo? Serve poi questi documenti sono stati utilizzati, vengono inseriti all'interno del dossier e servono per identificare le aree che hanno, diciamo, più necessità di interventi di mitigazione, e quindi in modo da indirizzare eventuali risorse disponibili. Un altro tipo di
tesi che abbiamo svolto recentemente riguarda il frane di sbarramento, che è un fenomeno anche questo molto interdisciplinare, perché ha riguardato anche, diciamo, l'analisi di tutti gli aspetti poi legato al rischio idraulico, in quanto le frane di sbarramento sono delle frane che costruiscono i corsi d'acqua e quindi creano quello che si chiama un effetto a cascata. Durante questa tesi è stata messa a punto un indice che ha permesso di identificare nell'area del bacino del torrente Lima, sull'Appennino Pistoiese, quelle frane che, se si attivano, producono degli sbarramenti dei corsi d'acqua e producono poi, diciamo così dire, un effetto a cascata delle zone, delle inondazioni a monte della frana stessa. Quindi una procedura si è basata su vari tipi di dati, da dati telerilevati all'utilizzo poi di dati topografici, per l'identificazione di queste aree più pericolose. Passo poi a un altro tipo di tesi ancora, che ha riguardato la definizione del calcolo della vulnerabilità degli edifici. Questa tesi è stata condotta in collaborazione con i colleghi dell'ICAR 07 di Geotecnica. In questa tesi è stata valutata la vulnerabilità di varie tipologie di edifici a vari tipi di frane. Quindi frane crolli, frane superficiali e frane più profonde, utilizzando le formazioni provenienti prevalentemente dall'Istat, in modo da creare una procedura poi ripetibile anche in altre aree. Anche in questo caso l'area di studio si trova in Toscana e in Lunigiana, e quindi attraverso la definizione di vari indici basati sia sulla tipologia di strutture, quindi ad esempio il tipo di fondazione, il numero di piani e così via, e la tipologia di frana, l'intensità della frana, si è arrivati a definire qual è la vulnerabilità dei vari tipi di edifici ai vari tipi di frana. Questo, anche questo, per farvi capire come diciamo si possono realizzare poi, questi sono soltanto tre esempi di delle tesi che possono essere svolte. Qui ho riportato un po' di contatti relativi al referente, che è la professoressa Enrica Caporali, e a delegati all'orientamento, che sono io appunto e il professor Ioan Facciorusso. Quindi chiunque abbia necessità di avere ulteriori, diciamo, informazioni o abbia qualche dubbio può contattarci agli indirizzi riportati. Lascio la parola eventualmente al mio collega Ioan o alla professoressa Caporali se vogliono aggiungere qualcosa in merito al corso di laurea, qualcosa. Mi dispiace per il video, se posso, però. Sì, grazie Veronica. Sì, hai già detto molto. Io posso aggiungere solo un paio di cose e poi magari posso lasciare la parola anche a Rita, che va a dire sicuramente qualcosa di più. Ecco, forse aggiungerei qualcosa anche due aspetti. Un aspetto è quello, è la possibilità nell'ambito di questo corso di laurea anche di offrire, e su questo magari Enrica ci dirà qualcosa, anche dei tirocini all'estero, sì, tenendo conto, sì, anche della natura internazionale del nostro corso di laurea e anche del tipo di studenti che poi li frequentano. Per esperienza molti dei nostri studenti ci hanno richiesto la possibilità di frequentare i tirocini all'estero. Purtroppo, diciamo, nell'ultimo anno e mezzo questa cosa è stata un po' difficile, però sicuramente potrà essere ripresa negli anni successivi. Questo era il primo aspetto che volevo sottolineare. Un altro aspetto è quello degli sbocchi lavorativi, che è molto importante, soprattutto per gli studenti che ci ascoltano, che devono poi decidere qual è il prossimo percorso di studio e quindi in cosa investire. E come hai già detto tu, i laureati al momento, ma questo per una ragione obiettiva di tempo, essendo un corso giovane, sono ancora pochi, quindi non abbiamo ancora una risposta, diciamo, chiara su quelli che sono poi le collocazioni degli sbocchi, però possiamo dire come abbiamo impostato il corso e quali sono le motivazioni che hanno dato origine a questo corso. E che il laureato in geoengineering è un laureato che è preparato ad affrontare quelli che sono i rischi naturali, che sono molto numerosi, molto diffusi e intensi, ancora più intensi nei prossimi anni, in seguito a quelli che sono poi i cambiamenti climatici nel nostro territorio. Quindi ovviamente ci sono tutte le istituzioni legate alla protezione civile, sia nazionale che regionale, quindi tutti gli uffici che costituiscono sicuramente un bacino di raccolta molto importante per quelli che sono i nostri laureati,
oltre ovviamente a tutte altre possibilità e di sbocchi che si possono avere. Ora, per esperienza personale ti posso dire che i due ragazzi che abbiamo appunto seguito più direttamente, uno che è la ragazza siriana che si è laureata con noi e che ha fatto una tesi sulla risposta sismica locale dei bacini sedimentari, si è trasferita in Germania e ora lavora in Germania, e un altro ragazzo invece lavora presso uno studio professionale sempre sulle stesse tematiche che ha sviluppato durante il corso. Quindi ecco, mi sentivo di aggiungere queste due cose. Enrica, se vuoi aggiungo una cosa io velocemente prima di passare la parola definitivamente a Enrica, volevo dire su questa cosa dei siroscini, volevo aggiungere a parte i siroscini all'estero, dato il carattere fortemente internazionale, va detto se la possibilità di network che abbiamo creato nell'ambito proprio della cattedra UNESCO ci permette di avere un bacino piuttosto ampio per collocare gli studenti. E poi i vari laboratori nell'ambito del DICEA e anche il Centro per la Protezione Civile dell'Università di Firenze, che è un laboratorio che sarà poi presentato successivamente, presso il quale sono stati già attivati dei tiroscini nell'ambito del geoengineering e che quindi anche quello è una possibilità di sbocco. Poi diciamo il settore della protezione civile è assolutamente una possibilità sia per quanto riguarda le tesi, i tiroscini, ma anche una possibilità concreta come proprio sbocco professionale. Quindi lascio la parola a te, Enrica. Sì, buonasera a tutti. Appunto sono Enrica Caporali, sono la referente del corso di laurea di Geoengineering. Avete detto tutto quello che era necessario, i riferimenti li avete visti nelle ultime slide. E mi sento di aggiungere alcune cose che riguardano essenzialmente l'aspetto internazionale, ma forse, dato che ora mi spetta insomma il compito di raccontarvi delle attività internazionali, della mobilità internazionale e di tutti i corsi di laurea dell'area civile, linea ambientale che abbiamo rappresentato, che vi abbiamo presentato oggi, forse posso semplicemente entrare più nel dettaglio in quel caso. Nel geoengineering è appunto è l'approccio internazionale e il fatto che venga interamente tenuto in lingua inglese, che lo fa diventare anche particolarmente interessante per gli studenti stranieri che vengono in Italia e che vengono alla scuola di ingegneria, perché appunto si trovano corsi in inglese. Diciamo che dovrebbero in realtà venire per imparare l'italiano, però poi insomma avere una lingua veicolare come l'inglese che li rende un po' più, come dire, familiari anche alle materie diventa per loro interessante. Quindi ci sono molti anche studenti Erasmus o di altre nazioni, quindi non solo europei ma anche di altre nazioni, che partecipano alla mobilità internazionale, quella che si chiama Incoming, e che partecipano al corso di laurea in ingegneria civile, in geoengineering. Vengono per partecipare ai corsi di laurea di ingegneria civile e ambientale e poi nei loro esami, nel loro piano di studi, inseriscono questi corsi del geoengineering. Io direi che possiamo completare qui la parte dei corsi di laurea magistrale, Frida. Sì, direi che possiamo completare qui la presentazione dei corsi di laurea magistrale e possiamo procedere illustrando le opportunità di mobilità internazionale, e quindi Enrica ti chiederei di procedere. Sì. Ok, allora questa è l'altra mia veste, e cioè sono delegato alle relazioni internazionali della scuola e anche dei corsi di laurea in ingegneria civile e ambientale. E quindi appunto l'idea è quella di raccontarvi anche della mobilità internazionale, che diciamo il programma per il più famoso è questo Erasmus, il programma Erasmus Plus. Magari qualcuno di voi ne ha già usufruito nella triennale o addirittura anche nei cicli di studio precedenti.
C'è un audio, c'è un microfono che fa un po' di rumore. E in pratica, appunto, questo programma riunisce tutti gli attuali regimi di finanziamento nel settore dell'istruzione, della formazione della gioventù, ma anche dello sport, e comprende diversi programmi. In realtà, nella sua prima applicazione ha riguardato il 2013, il periodo 2013-2020. Nel periodo 2021-2027, si è attivato un Erasmus Plus aggiornato, non ancora completamente, diciamo, configurato nella sua versione finale, un po' per la pandemia, un po' per altre questioni. Diciamo che nell'ambito di questo programma, comunque, questo rimane, gli studenti possono partecipare alla mobilità individuali ai fini dell'apprendimento in una sede straniera, in un'università o in un istituto di insegnamento superiore di higher education di un altro paese che aderisce al programma, perché non tutti i paesi che stanno nel continente europeo, insomma in Europa, partecipano a questo programma. La mobilità può essere fatta per studio oppure per traineeship. E diciamo che nel caso della mobilità per studio è possibile seguire corsi, fare esami presso la host institution, l'istituto ospitante, senza chiaramente ulteriori tassi di iscrizione. In pratica è come se uno svolgesse una parte, cioè proprio si costruisce un piano di studio, un learning agreement, e questo learning agreement viene sviluppato, tenuto presso l'istituto, presso una host institution. E chiaramente questo deve essere approvato sia dal corso di laurea di provenienza, la home institution, sia dal corso di laurea che riceve lo studente per il periodo di studio all'estero. La mobilità per tirocinio, che può essere anche spesso, e lo è, abbinata a un lavoro di tesi, diciamo, è un po' più semplice se volete come tipo di mobilità. Si può basare su accordi bilaterali, ma anche su accordi, come dire, strutturati tra le due istituzioni, ma con una semplice lettera di intenti individuale. E possono partecipare anche, tra l'altro, questo è molto bello, poco dopo la laurea uno può partecipare a questi tipi di programmi, quindi studenti laureati. E chiaramente in questo caso gli studenti laureati hanno, come dire, un miglioramento, diciamo, delle attività che converge nel proprio curriculum, non c'è un riconoscimento dell'attività all'estero, mentre questa riguarda chiaramente gli studenti che sono iscritti ai corsi di laurea e che procedono nel fare questo, sviluppare questo tirocinio. È possibile, l'Erasmus è possibile ripeterlo nell'arco della carriera universitaria e si possono alternare periodi di studio con tirocinio, lavori di tesi per un massimo di 12 mesi di mobilità in ciascuno dei tre cicli di studi, quindi nella triennale, nella magistrale, ma anche nel dottorato. Avete visto prima in una delle slide si vedeva appunto anche la continuità dopo anche le lauree magistrali con un dottorato internazionale, anche quello di ingegneria civile e ambientale. La durata della mobilità per studio deve essere diciamo, deve durare almeno 3 mesi e al massimo 12, per quello detto precedentemente, mentre per il tirocinio il minimo sono 2 mesi e il massimo sempre 12 mesi. Per usufruire anche del finanziamento delle borse di studio è necessario che venga acquisito almeno un credito formativo universitario in entrambe le attività, quindi bisogna in qualche modo avere l'acquisizione di qualcosa. Diciamo che ora questi bandi sono i bandi che sono diciamo i prossimi, okay? Quindi l'Erasmus Plus studio dicembre 2021 è previsto la pubblicazione di un bando,
l'Erasmus Plus Traineeship invece febbraio 2022 e in febbraio di solito riusciamo anche ad attivare un altro bando per mobilità internazionale extra UE. Questo è un po' più particolare perché appunto non è Erasmus Plus, non è verso paesi della Comunità Europea che partecipano al programma, ma è una mobilità verso altri paesi che possono essere, cioè altri paesi, altri continenti, possono essere questo tipo di mobilità sia inquadrati negli accordi di collaborazione scientifica e culturale che l'Università di Firenze ha con molti paesi esteri, ma anche può essere inserita, può essere anche con di nuovo un accordo bilaterale individuale di uno studente, chiaramente con tutte le garanzie, nel senso che deve essere coperto e seguito lo studente e la studentessa, deve essere seguita da un tutor italiano, da un tutor dell'Università di Firenze e da un tutor dell'istituzione estera. Tutte queste informazioni sui bandi sono disponibili alla pagina web del Mobilità Internazionale della Scuola di Ingegneria. Qui ora c'è il link, insomma, se c'è proprio un menu, c'è scritto Mobilità Internazionale nella pagina. Ora la vediamo anche meglio. La vediamo meglio perché appunto con questa slide un po' volevo farvi vedere la numerosità che purtroppo per l'anno accademico 2021 ha risentito di tutta la situazione, diciamo, che tutto il mondo ha subito e sta subendo, e quindi la mobilità la vedete, come dire, numericamente parlando, abbastanza ridotta, anche se alcune attività si sono svolte in smart working a distanza, a volte a distanza nei paesi esteri, a volte a distanza ritornando anche in Italia. Ci sono state tutte le varie possibili combinazioni della situazione. Dicevo, questo è il sito, giusto per farvelo vedere, e vi dicevo che c'è un menu dove c'è scritto proprio Mobilità Internazionale, qui dentro poi trovate tutte le possibilità di mobilità internazionale. Ve lo volevo segnalare semplicemente perché nelle news abbiamo aggiunto un incontro WebEx dedicato proprio all'orientamento della mobilità internazionale degli studenti, ed è lunedì prossimo, 12 luglio alle ore 17. È un WebEx, non è con doppia, diciamo, doppio canale YouTube e WebEx, ma è solo WebEx. Ci saremo, diciamo, ci saranno un po' di persone, in particolare i delegati all'orientamento, scusate, i delegati alle relazioni internazionali dei corsi di studio. Altri numeri, questo è l'anno accademico 2019-2020. Ed è un po' migliore in termini numerici, lo vedete abbastanza, c'è stato un discreto incremento, anche se poi insomma in qualche modo 2019-2020, il primo semestre del 2020, diciamo che ha avuto le stesse problematiche che poi si sono insomma, avute anche nell'anno accademico 2020-2021. Gli studenti, questi appunto, sono divisi in corsi di laurea. Questo non ve l'ho segnalato, nell'area ingegneria civile e ambientale, ingegneria dell'informazione, ingegneria industriale, macroaree della scuola di ingegneria. E vedete che anche ci sono anche gli extra UE, cosa che non abbiamo visto nel caso precedente, perché nell'anno accademico 2021 non si sono avute mobilità extra UE in modo più assoluto. Una buona opportunità di mobilità internazionale è questa offerta dall'Università Europea del Benessere che si è avviata dallo scorso novembre 2020. È un progetto europeo finanziato dalla Comunità Europea e si tratta proprio di un'alleanza di diverse università, quelle elencate qui di seguito. L'Università di Firenze ovviamente è tra queste, l'Università di Birmingham, Colonia, Leiden, Linnaeus, Nantes e Semmelweis. Sono sette università in Europa che, tra le tante cose,
creeranno, stanno creando percorsi di studio tra le diverse università che nel lungo periodo possano portare a titoli di laurea triennale o magistrali europei riconosciuti in tutta Europa. Abbiamo iniziato intanto una ricognizione dei vari corsi di studio e in particolare proprio nella definizione per un numero dei corsi di studio e degli insegnamenti che compongono i corsi di studio dei Sustainable Development Goals secondo l'Agenda 2030. Diciamo che questi sei che vedete qui sotto elencati sono quelli in particolare che fanno parte proprio del well-being dell'università appunto europea del benessere, sono quelli principalmente prioritariamente già individuati. Finisco con questa slide un po' insomma ricca, ma semplicemente ci sono i nomi dei delegati. In realtà nel caso dell'ingegneria civile e dell'ambientale l'unico delegato alle relazioni internazionali dei corsi di studio sono io e con l'aiuto coadiuvata sempre dai delegati all'orientamento dei corsi di studio proprio perché, come avete visto, parlando di Erasmus Plus studio, proprio la mobilità per studio, è come se uno costruisse un proprio piano degli studi da seguire, da svolgersi nella sede estera. E con questo ho finito, vi ringrazio per l'attenzione. E vi invito a questo tavolo aperto dedicato a questa, insomma, proprio alla mobilità internazionale che ci sarà lunedì 12 luglio alle ore 17. Il link web è indicato proprio nelle news del sito della scuola di ingegneria e lo trovate facilmente. Grazie, scusate. Tolgo la condivisione. Se ce la faccio. Stop. Benissimo, grazie. Allora, ora procediamo con la presentazione dei nostri laboratori. Chiederei però a questo punto alla dottoressa Erika Parisi di presentare lei la successione dei laboratori. Grazie a tutti. Allora, dovremmo iniziare con il Centro per la Protezione Civile. I relatori possono prendere la parola così assegniamo la condivisione dello schermo. Sì, siamo noi, Elisa Bandecchi ed Elisa Gargini. Insieme, se ci date la possibilità di condividere lo schermo. La presentazione. No, schermo sono dall'inizio. Arriva un attimo. Vedete? Sì, ma collegate. Sì. Okay, vediamo collegate. Attenzione, stiamo vedendo nella visualizzazione, dovresti scrivere in posta presa visualizzazione mettere duplica. No, andava bene quella che devi fare, perché se si vede nella modalità sì, quella si vede due schermo diviso in due parti. Elisa. Sì, un attimo. Metti in presentazione, poi c'è una finestrina. Prova un po', esatto, Elisa. Impostazione e visualizzazione su in cima. Ah, perfetto. Metti duplica, perfetto. Va bene così? Sì, perfetto. Perfetto, Elisa, perfetto, grazie. Ok, io sono Elisa Bandecchi e vi presento insieme alla mia collega l'ingegnere Elisa Gargini questo laboratorio che in realtà è una struttura, il Centro per la Protezione Civile dell'Università di Firenze, infatti non è soltanto un posto, un luogo dove si possono fare dei laboratori, ma è una vera e propria struttura di Ateneo, esattamente è un centro di servizio di Ateneo.
Questo centro è stato istituito a marzo del 2018 ed è il primo centro universitario dedicato ad attività di sviluppo della conoscenza in materia di protezione civile. In particolare gestione delle emergenze, prevenzione e riduzione dei rischi naturali antropici. Il tutto collaborando fortemente con i vari dipartimenti dell'Ateneo di Firenze e con altri enti di ricerca nazionali. Le persone coinvolte nelle attività del centro sono oltre una sessantina, tra docenti, ricercatori, tecnici, assegnisti e borsisti afferenti ai vari dipartimenti, a cui poi a questo numero vengono aggiunti gli studenti dei corsi di laurea e di dottorato che possono svolgere da noi tirocini e tesi. Le strutture di Ateneo che sono principalmente connesse con il Centro per la Protezione Civile sono il Dipartimento di Scienze della Terra, il Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale, il Servizio Prevenzione e Protezione, l'area edilizia e poi anche altri ancora ovviamente. Il Centro per la Protezione Civile non è soltanto una struttura dell'Ateneo di Firenze, è anche una struttura operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile. Infatti, è centro di competenza per il monitoraggio del rischio idrogeologico e vulcanico. Prima, questa qualifica era ricoperta dal Dipartimento di Scienze della Terra, sempre dell'Università di Firenze. Infatti, è stato frutto di una lunga esperienza tecnico-scientifica maturata a partire dagli anni 90 sulla previsione, la prevenzione e il superamento delle emergenze connesse con i rischi idrogeologico e vulcanico. Adesso il Centro per la Protezione Civile raccoglie e amplia queste funzioni in un contesto più ampio, interdipartimentale. Il centro si articola in cinque servizi, analogamente al Dipartimento della Protezione Civile a livello nazionale, che sono previsione e prevenzione dei rischi tramite sviluppo e validazione di modelli, risposta alle emergenze e ripristino, pianificazione e attività addestrativa, diffusione della conoscenza ed educazione al rischio, relazioni internazionali e meccanismo europeo di protezione civile. Per saperne di più su questi servizi che svolgiamo e sulle attività del centro in generale, ma anche sulla protezione civile nel suo insieme, potete esplorare il nostro sito a questo indirizzo di Ateneo, protezionecivile.unifil.it. E per seguire le nostre attività quotidiane, sia tecniche che di diffusione delle conoscenze, potete andare su Facebook, cercare protezionecivile.unifi e mettere mi piace alla pagina così potete seguirlo. Adesso passo la parola, come vi dicevo, alla mia collega del centro, l'ingegnere Elisa Gargini, che vi illustrerà alcuni esempi di attività che potete svolgere nell'ambito di tirocini e tesi presso la nostra struttura di Centro per la Protezione Civile. Buonasera, io vi parlo appunto di alcune delle nostre attività partendo dalle campagne di rilevamento strumentale. Partiamo dalla campagna finalizzata all'esecuzione di rilievo alta risoluzione mediante fotogrammetria aerea da drone. In questo caso il drone è stato fatto appunto volare sul vulcano Stromboli, drone interamente progettato e realizzato presso il centro, e questa è la qualità, diciamo, del rilievo che è possibile ottenere attraverso l'impiego di questa tecnologia. Il rilievo applicato sull'intera area di indagine è visibile in questa immagine ed è appunto un rilievo particolarmente accurato. Ma l'esecuzione di rilievi ad alta risoluzione è possibile anche applicando la tecnologia del laser scanner, che è quella che è stata applicata sul Lungarno Diaz, che è stato oggetto dell'apertura di una voragine sulla sede stradale nel novembre del 2019. Nell'immagine è visibile la nuvola dei punti complessiva dell'area in esame ottenuta proprio con il laser scanner, mentre quest'altra immagine riproduce la nuvola dei punti relativa alla porzione interna della voragine
e in basso, indicate dalle due frecce, vediamo le due aree che sono verosimilmente quelle legate allo svuotamento della cavità. Quest'altra immagine riporta la proiezione del rilievo 3D della voragine, che è l'area a destra in grigio, colta dalla prospettiva che va da Ponte alle Grazie verso Ponte Vecchio. L'immagine colorata è relativa al rilievo batimetrico di una campagna del 2016. Il centro si occupa anche di prospezioni geofisiche mediante geoelettrica e georadar. In particolare abbiamo presentato il rilievo georadar realizzato proprio ancora una volta sul Lungarno Diaz, e nell'immagine vediamo l'ubicazione, oltre alla voragine che sarà prodotta, l'ubicazione delle tracce del GPR appunto nella zona antistante alla chiesa di Santa Maria delle Grazie. In questa immagine invece vediamo il tracciato radar della voragine, rilevato proprio con il georadar, e una possibile interpretazione delle anomalie rilevate. Ma il centro si occupa anche dell'installazione e della gestione di sistemi di monitoraggio e allerta, tramite l'applicazione ad esempio di tecniche di remote sensing, appunto per il monitoraggio degli spostamenti superficiali mediante interferometria radar da satellite o da terra. In questo esempio viene riportata l'area di Pomarico, che è stata soggetta ad una frana nei primi mesi del 2019 e che è appunto sulla quale è stata applicata l'interferometria radar da terra. Quelli che vediamo nell'immagine ottica sono i punti, l'ubicazione dei punti di controllo del radar. Invece questa immagine riproduce la mappa dello spostamento cumulato ottenuta appunto attraverso il radar nell'intero periodo di osservazione, proiettata sulla nuvola dei punti del laser scanner. Le aree in giallo e in rosso su questa immagine riportano sostanzialmente i punti che sono stati oggetto degli spostamenti maggiori. Ma il monitoraggio delle deformazioni è possibile anche attraverso l'impiego di reti di monitoraggio di sensori a terra più tradizionali, che prevedono l'utilizzo per esempio di inclinometri e di estensimetri, come quelli che sono stati installati nell'area del cimitero di Camogli, che nel febbraio di quest'anno è stata oggetto di un crollo che è stato ampiamente documentato dai media a causa del crollo della falesia sottostante all'area cimiteriale. Qui vediamo alcuni dei sensori installati sulle strutture cimiteriali, mentre in questa figura sono riportati i sensori installati sulle reti paramassi poste appunto sulle aree ancora pericolanti. Infine, il centro si occupa della realizzazione di piani tematici di protezione civile, in particolare della redazione del piano di Ateneo, che è concepito come uno strumento di collegamento tra i documenti di valutazione dei rischi, i piani di emergenza ed evacuazione degli edifici e i piani di protezione civile dei 10 comuni sui quali si articola il nostro Ateneo, ma anche della redazione dei piani speditivi, che sono un livello speciale della pianificazione di protezione civile, che va ad integrare i piani di protezione civile del comune o dei comuni che possono essere coinvolti per esempio nei fenomeni franosi che abbiamo citato anche prima e che sono necessari per esempio per l'installazione dei sensori di monitoraggio o anche diciamo per la protezione degli operatori che si trovano impegnati nelle attività di ripristino. Nell'ultima slide vi riporto i contatti dei referenti a cui potete rivolgere eventuali domande e richieste di chiarimento, che sono appunto la professoressa Veronica Sofani, il dottor Nocentini, che è il direttore tecnico del centro, e poi il contatto della collega Elisa Bandecchi, che mi ha preceduta, e infine il mio contatto. Con questo vi ringrazio della vostra attenzione.
grazie mille per la presentazione. E chiamerei il prossimo laboratorio, che è Ingegneria Sanitaria Ambientale, e quindi il relatore, l'ingegner Tommaso Lotti. Sì, chiederei a Erika, se è possibile, ai laboratori e alle presentazioni di stare dentro i minuti che gli abbiamo affidato, cioè 7 minuti. Ok. Mi sentite? Sì. E si vede anche la presentazione. Ah, in regola, sì. Va bene, allora io dico due parole sul laboratorio di ingegneria sanitaria ambientale, che in realtà appunto non è un laboratorio sono più laboratori, di cui uno di essi Marcia, servizio da tutte le parti, mettiamoci così. Allora, niente, questo laboratorio, cos'è l'ingegneria sanitaria ambientale? Va bene, si occupa più o meno, diciamo, nasce come sistema per la protezione della salute e poi si è evoluta nel corso dei decenni come protezione dell'ambiente e, diciamo, da un paio di decenni in realtà si sta andando sempre più verso l'idea di recupero delle risorse, quindi non solo trattamenti end of pipe o per la produzione, ad esempio, di acqua potabile o per trattamento dei rifiuti o trattamento di acque reflue, ma orientati questi trattamenti sia alla protezione ambientale sia alla protezione della salute, ma con un occhio particolare al recupero di risorse di vario genere. Le attività che portiamo avanti come gruppo di ricerca sono sviluppo di processi innovativi, tra cui appunto processi a biomasse granulari, aerobiche e anaerobiche, biomasse fungine, trattamenti a membrana, ottimizzazione di processi di trattamento più convenzionali, quindi valutazione delle emissioni di gas serra, ovviamente tese alla loro riduzione, all'ottimizzazione dei processi in tal senso, tecniche di respirometria avanzata con lo sviluppo anche di respirometri e delle relative tecniche, di trimetria differenziale, tutte strumentazioni metodiche da applicare direttamente negli impianti, anche online, per il monitoraggio e l'ottimizzazione dei processi. Inquinamento da plastiche, microplastiche, bioplastiche, eccetera, e appunto, come dicevo, risorse, recupero di risorse, quindi la trasformazione dai trattamenti in generale, qui si sta parlando di acque reflue e rifiuti, a appunto sistemi di bioraffineria in cui appunto alcuni composti, alcune componenti dei rifiuti vengono considerate risorse da recuperare tal quale o trasformate, quindi qui si parla di energia, di nutrienti, ovviamente di acqua trattata a vari scopi, scopo irriguo, scopo di acqua industriale, polimeri sia intracellulari che esocellulari, perché noi utilizziamo principalmente trattamenti di tipo biologico, quindi processi che usano principalmente batteri, non solo, cellulosa e altre materia in generale, nel senso poi ci sono vari parti del processo dedicate al recupero della materia, come ad esempio carboni attivi, ammendanti per agricoltura, eccetera, eccetera. La parte più sanitaria strettamente si esplica in questi mesi di pandemia con il coordinamento di un progetto regionale che ha portato in realtà anche a un sistema di allerta che dovrebbe essere messo in piedi, sistema di allerta che si basa sullo studio, diciamo, delle fognature, del segnale virale in fognatura per sistemi di allerta precoce e anche, diciamo, di epidemiologia pura, perché si va a vedere anche ad esempio l'incidenza delle varianti facendo, diciamo, i tamponi alla fognatura piuttosto che alle persone. Fognatura che raccoglie ovviamente un gran numero di persone e quindi
ha un senso sia di ottimizzazione dei costi sia di efficacia del sistema di allerta in un contesto, ad esempio, italiano dove il tracciamento è salutato da quelli benissimo. Qui ci sono un pochino di foto semplicemente per far capire di cosa si parla. Questi sono appunto comunità microbiche sulla sinistra, comunità fungine sulla destra, vari tipi di processi per la rimozione, per il trattamento delle acque reflue urbane, per il trattamento delle acque reflue industriali, per la produzione di biogas, eccetera. Per quanto riguarda appunto l'ottimizzazione dei processi di trattamento, sviluppiamo metodiche e strumentazione proprio per a tale scopo. La parte di inquinamento di plastiche e bioplastiche, sia come micro che non, sia di origine diciamo fossile che bio, perché poi anche le bioplastiche in realtà proprio tutto bio non sono, quindi insomma c'è e comunque il loro utilizzo sicuramente incrementato negli ultimi anni, poi comporta dei problemi nella gestione dei rifiuti e si trovano tante bioplastiche da dover gestire, quindi sistemi di trattamento convenzionale possono essere in crisi. Ecco, valutiamo e studiamo le modifiche al processo e gli impatti di queste cose, e poi il recupero di risorse in bioraffineria, appunto quindi la trasformazione in bioraffineria con sfruttando le sinergie che del sistema acqua, del sistema energia e diciamo del sistema antropizzazione, insomma città come diciamo conurbazione, quindi tante persone che vivono vicine, e ecco lo sfruttamento delle sinergie che si possono creare tra questi sistemi per efficientare i sistemi di trattamento, massimizzare il recupero, eccetera. E poi appunto questo nuovo sistema di allerta precoce basato sulle acque reflue, questo WBA che sta per Wastewater Based Epidemiology, quindi insomma è un sistema di allerta precoce e di incidenza delle varianti appunto che stiamo affrontando con i finanziamenti regionali. Il responsabile del laboratorio di Santa Marta è il professor Riccardo Gori, qui c'è il contatto, e quindi per delle domande un po' più specifiche, perché ovviamente in 5 minuti si può dire poco, però ecco siamo assolutamente disponibili a rispondere a qualsiasi tipo di domanda, curiosità, eccetera. Grazie. Grazie mille per la presentazione, e a questo punto, se non è un problema, passerei direttamente alla presentazione del laboratorio di geotecnica, perché il relatore del Water Harvesting Lab del DAGRI ci raggiungerà più tardi. Chiedo al professor Facciolusso se va bene, se no passo al successivo. Ah, eccoli, ok. Vi vediamo, ma io non vi sento. Ok, vediamo la presentazione, ma senza audio. Vedo che il microfono è attivato, però non vi sentiamo. Vedo che lo attivate e lo disattivate, però quando è attivo non vi sentiamo.
Se volete possiamo intanto passare al prossimo, così cercate di risolvere il problema tecnico. Magari scrivete in chat perché non vi sento. Dobbiamo uscire. Ok, va bene. Intanto, se possibile, allora chiederei al laboratorio di idraulica fluviale, lagunare e biofluidodinamica se può intanto presentare il proprio laboratorio e quindi a Lorenzo Innocenti. Sì, ci sono, mi Grazie. sentite? Sì. Perfetto. Condivido. Ok, si vede la presentazione? Ok, perfetto. Io sono Lorenzo Innocenti, buon pomeriggio a tutti. E vi riporto alcune delle ricerche che stiamo conducendo, abbiamo condotto nel nostro laboratorio di idraulica fluviale, lagunare e biofluidodinamica. Il responsabile scientifico del laboratorio è il professor Luca Solari e come si evince dal nome del laboratorio ci occupiamo principalmente di idraulica fluviale, lagunare e di biofluidodinamica. In questa slide vi riporto alcuni esperimenti che sono stati condotti nel laboratorio al fine di andare a studiare quella che è l'interazione tra la corrente del fiume e la vegetazione ripariale presente negli alvei fluviali. E quindi andare a considerare e studiare quello che è l'effetto della vegetazione sulla morfodinamica fluviale e anche le condizioni in cui si verifica lo sradicamento delle piante durante gli eventi di piena. Uno studio che è stato recentemente condotto all'interno del laboratorio è stato quello dello studio della verifica della funzionalità idraulica della diga di Levane in condizioni di progetto per andare ad innalzare quella che è l'altezza della paratia. In questo caso è stato realizzato un modello in scala 1 a 60 attraverso una stampante 3D che ha riprodotto appunto il modello fisico della diga e sono stati condotti vari esperimenti per verificare la funzionalità idraulica in condizioni di piena. In questo caso vi faccio vedere un breve video che mostra sulla sinistra ovviamente le immagini reali della diga e sulla destra una parte degli esperimenti condotti in laboratorio. Per quanto riguarda invece l'idraulica lagunare, qualche anno fa è stato condotto uno studio sulla laguna di Venezia, insieme all'Università di Padova, per andare a studiare l'effetto della vegetazione delle barene sulla morfodinamica della laguna stessa. Per quanto riguarda l'attività legata alla biofluidodinamica e quindi allo studio della fluidodinamica dei fluidi che abbiamo, diciamo così, all'interno del nostro corpo, le ricerche principali sono condotte per quanto riguarda la circolazione del sangue all'interno del cuore, utilizzando prevalentemente modelli numerici. E inoltre è stato condotto recentemente uno studio riguardo il basso apparato urinario in compartecipazione con l'Università di Medicina e Chirurgia qui di Firenze, che invece è stato condotto all'interno del laboratorio attraverso prove sperimentali e attraverso l'utilizzo ancora di modelli numerici. Per quanto riguarda infine un accenno a delle ricerche che stiamo conducendo negli ultimi anni riguardo inoltre la presenza di plastiche all'interno del fiume Arno e in generale quella che è la produzione di plastiche diciamo così, dalla terra raggiunge i mari attraverso i fiumi ed infine in questa slide i contatti relativi alla pagina web del sito del laboratorio, alla pagina Facebook del laboratorio stesso e le pagine personali dei tre professori, professor Solari, Paris e Franca Lanci. Per qualsiasi informazione ulteriore potete contattarci ad uno di questi contatti e saremo felici di cercare di darvi delle risposte ulteriori. Grazie. Grazie mille. Chiederei al laboratorio di geotecnica se ha risolto il problema tecnico, se volete riprovare.
Ci sentite ora? Sì. Ora sì. Male. Vai. Allora. Vedete anche la presentazione, spero? Sì. Bene, grazie. Grazie. Allora, noi come gruppo di ricerca in sezione geotecnica facciamo alcune attività, sviluppiamo alcuni progetti di ricerca. Qui vi abbiamo riassunto un attimo quali sono le tematiche più ricorrenti che affrontiamo. Facciamo studi di risposta sismica locale con la proposizione di carte di microzonazione sismica, per esempio per la regione Toscana. Abbiamo studiato, abbiamo diversi progetti di ricerca sulla liquefazione sismica, relativa per esempio a quella che si è verificata nei terremoti dell'Emilia del 2012. Analizziamo anche stabilità dei pendii naturali e artificiali, quindi pendii in frana, ma anche rilevati, come possono essere per esempio degli argini o dei lavori sulle casse di espansione. Sia, e inoltre lavoriamo sull'interazione sismica terreno-struttura, e di recente ci siamo, per così dire, ci stiamo specializzando sull'utilizzo di nanotecnologie applicate ai terreni, in particolare come interventi per la mitigazione della liquefazione sismica. Lavoriamo in convenzione con alcuni enti, per esempio abbiamo detto la Regione Toscana, e abbiamo svolto dei lavori relativi a alcuni terremoti storici che purtroppo hanno, diciamo, hanno per così dire investito il nostro paese in ordine cronologico: il terremoto dell'Aquila del 2008, il terremoto dell'Emilia del 2012 e il terremoto del Centro Italia del 2016. Qui vediamo in alcune diapositive dei lavori che abbiamo fatto, che stiamo facendo. Questa è un'immagine di Amatrice in cui abbiamo fatto un lavoro di caratterizzazione geotecnica dei terreni a seguito del sisma. Qui abbiamo un lavoro di interazione terreno-struttura con la Torre Grossa di San Gimignano. Questo è invece una fuoriuscita di sabbia a San Carlo nell'Emilia a seguito del terremoto del 2012, con un chiaro esempio di liquefazione sismica, e questo invece è un esempio appunto di rottura arginale del Secchia nel 2019. Gruppo di ricerca, sezione geotecnica, è per così dire abilitato sia allo svolgimento di prove geotecniche in sito che per prove geotecniche di laboratorio. Siccome stasera parliamo appunto di laboratori, noi ci concentreremo un attimo appunto su quelle che sono le prove geotecniche di laboratorio, a che cosa servono, che cosa facciamo e quali sono le attrezzature in nostro possesso. Sostanzialmente le utilizziamo per la caratterizzazione geotecnica dei terreni indagati, e questa caratterizzazione possiamo farla sia in campo statico sia in campo dinamico. Naturalmente ciascun tipo di problema ha bisogno di una serie di parametri per poter essere definito, poter essere affrontato, e siamo in grado appunto attraverso diversi tipi di prova di determinare questi parametri, appunto i parametri di interesse. Qui vedete un'immagine di una prova di una macchina triassiale ciclica con un provino di terreno montato per il test. Adesso faremo anche dopo una panoramica del laboratorio. Un'altra attrezzatura, una prova di taglio diretto presente nel nostro laboratorio, e qui una carrellata di risultati che abbiamo proposto in alcuni lavori scientifici che riguardano sostanzialmente la resistenza del terreno. Qui vediamo una resistenza in campo statico del terreno al variare di una serie di condizioni, ancora resistenza al taglio del terreno, e questa invece per così dire una resistenza dinamica del terreno, ovvero appunto in condizioni sismiche. Qui vi abbiamo riportato anche noi tutti i contatti. Il responsabile del laboratorio è Roberto Bardotti, io sono Giovanni Ciardi. Per ogni cosa naturalmente non vi perritate a scriverci un'email. Il laboratorio si trova nel plesso di Santa Marta, vicino all'aula Caminetto, al piano terra. Quindi direi facciamo giusto un inquadramento della panoramica del laboratorio, visto che abbiamo un minuto.
basta che tu esca dalla condivisione. Buonasera a tutti, io sono Andrea Geppetti e ora vi faremo una panoramica veloce del nostro laboratorio. Bene, allora, qui vedete la prova, la macchina trimestrale ciclica, che serve per le prove dinamiche di laboratorio sui terreni. Abbiamo tutta una serie di strumentazioni per le prove statiche, qui c'è anche un micro montato per una prova di permeabilità, per capire a che velocità l'acqua riesce a passare all'interno del terreno. Abbiamo ancora attrezzature per le prove dinamiche, però a livelli di deformazione tali da non provocare la rottura nel terreno, quindi a livelli medi di deformazione, la prova di colonna risonante e taglio torsionale ciclico. E dopodiché abbiamo, se andiamo una serie di strumentazioni che servono invece per fare una, quelle che si chiamano prove domestiche per valutare la compressibilità del terreno, ovvero come questo risponde in termini di cedimenti ad un carico applicato. Quindi diciamo abbiamo la possibilità di svolgere diversi tipi di prove che spaziano in un range piuttosto vario, sia per in termini di caratterizzazione appunto sia in campo statico che in campo dinamico, da prove standard, che sono sostanzialmente le prove triassiali statiche, fino a prove un po' più complesse e per così dire poco standard, che sono le prove triassiali cicliche sui terreni saturi e anche specialmente su terreni non saturi, che è una cosa un po' particolare che abbiamo in Italia solamente qui a Firenze. Io detto questo, siamo credo nei tempi, quindi vi ringrazio e ringrazio anche Andrea che mi ha dato mano per la telecamera e niente, per ogni cosa ci scrivete. Grazie a voi. Grazie mille per questa panoramica e adesso chiederei alla Galleria del Vento, qui a CIV, quindi a Tommaso Massai, se vuole iniziare la presentazione del laboratorio. Sì, mi sentite? Sì. Ottimo. Allora. Vedete bene in modalità presentazione? Sì. Ottimo. Allora, e appunto, salve, io sono Tommaso Massai, sono il tecnico di laboratorio della Galleria del Vento, del DICEA, e diciamo, facciamo parte del centro di ricerca interuniversitario di aerodinamica delle costruzioni e ingegneria del vento. Questo per dire, diciamo, per rispondere a tre semplici domande. Vedete scorrere la presentazione? Ok. Allora, quindi intanto partirei da chiarire cos'è una galleria del vento e anche dove ci troviamo, perché appunto non facciamo parte delle strutture di Santa Marta, di ingegneria. Cosa facciamo e soprattutto perché? E anche rapidamente chi partecipa alle attività, che è una domanda che potrebbe interessare anche futuri diciamo tirocinanti o laureanti. Allora, tutti più o meno credo sono a conoscenza dell'esistenza di gallerie aeronautiche o automobilistiche, perché tutti guardiamo il Gran Premio, credo, e sostanzialmente il concetto è più o meno il solito, semplicemente noi invece di svolgere appunto i nostri test su chiaramente modelli in scala, visto che si sta parlando di costruzioni civili in generale, in quello che si chiama diciamo flusso laminare, quindi senza minimamente la turbolenza, abbiamo appunto un laboratorio che ci permette di sostanzialmente ricreare le condizioni di quello che si chiama appunto strato limite atmosferico, cioè il vento che siamo abituati a percepire nei luoghi in cui viviamo, in scala di laboratorio, come vedete da questo paio di foto di una galleria a Nagasaki. La struttura del nostro laboratorio
È questa che vedete nella foto, è un laboratorio cosiddetto a vena aperta, cioè tutto il laboratorio è una mega camera di calma che praticamente viene aspirata da un mega ventilatore presente nel motore della galleria e che attraverso opportuni dispositivi questo flusso, questo strato di umidità atmosferico viene ricreato appunto in scala laboratorio. In questo momento mi trovo all'interno di questo gabbiotto che si vede nella foto e vi dicevo prima appunto facciamo parte del CRIACIV, anzi siamo uno dei due dei due enti fondatori del CRIACIV insieme a Roma La Sapienza. All'interno del centro ci sono 8 università attualmente sparse un po' in tutto il territorio italiano, ma è una realtà che ora incomincia a avere la sua età, perché siamo nati nel 92 e tuttora svolgiamo un'attività abbastanza intensa, anche se chiaramente come membro fondatore, comunque sede del centro di ricerca, siamo alla fine la sede più attiva da questo punto di vista. Cosa facciamo quindi? Allora, il settore in cui ci troviamo a fare ricerca, noi facciamo chiaramente ricerca e facciamo attività di consulting, quindi per studi di progettazione, chiaramente si parla di strutture abbastanza importanti, comunque strutture sensibili all'azione del vento. Dal punto di vista della ricerca, facciamo ricerca in un settore che è un po' a metà tra ingegneria civile e meccanica, perché appunto siamo specializzati in aerodinamica dei corpi tozzi e quindi tutti i corpi che generano una turbolenza di scia in generale, quindi come vedete dalle foto varie instabilità di flusso derivanti dall'interazione del flusso con cilindri, rettangoli con vari rapporti fra i lati, oppure appunto passando più al ricerca applicata interazione del vento con impalcati da ponte sia di luce ridotta che di grandissima luce, o appunto la pressione del vento su elementi come possono essere le facciate degli edifici, degli altri edifici, permeabili e non. Recentemente ci siamo anche occupati di estrazione di energia dal vento, quindi energy harvesting, da corpi sottoposti a un'instabilità a 2 gradi di libertà, come si vede dal video che spero stia andando, e tramite la vibrazione di questi corpi appunto è possibile estrarre anche un quantitativo di energia. Sono tutte ricerche che si applicano nell'ottica delle smart cities. E come dicevo, quindi non solo ricerca, ma ci dividiamo anche in un bel carico di attività di consulting che si rende necessaria ogni qualvolta c'è la progettazione di una struttura che non può a livello di carichi aerodinamici, non può essere caratterizzata tramite le normative attualmente vigenti. Per esempio, come nel caso di edifici alti, come quelli nelle foto, in queste viste vedete appunto il modellino ridotto nella scala laboratorio e sopra l'installazione della costruzione vera e propria. In questo caso sono prove che stimano praticamente tutta una serie di pressioni puntuali sui vari elementi dell'edificio e che danno ai progettisti il carico di progetto. Stessa cosa per un altro elemento sensibile all'azione del vento, sono le coperture di grandi luci, e quindi stadi, aeroporti, molto recentemente le coperture dell'Ilva di Taranto, che vedete lì a destra, quindi tutte strutture che hanno una dimensione tale da poter essere paragonata ai vortici, ai megavortici che sono presenti nella turbolenza, nello strato limite turbolento appunto che incide sulle città. Altro elemento sensibile, ovviamente ponti di svariata luce o elementi molto snelli, tipo le antenne dei ponti strallati, o strutture particolari, tipo per chi è stato all'Expo di Milano del 2015, un paio di arconi estetici, che molto snelli, molto leggeri, poco smorzati, che hanno dato anche vita a tutto un filone di ricerca negli ultimi anni, o appunto antenne di geometria particolare, si parla sempre di ponti e passerelle. E anche altri tipi di strutture strane, tipo la nuvola di Fuxas, la stazione dell'alta velocità di Reggio Emilia, chiaramente tutti quegli elementi invece sono un po' più tradizionali, le ciminiere, delle centrali, per esempio.
questo lato, diciamo, laboratorio. Lato numerico, c'è tutto il settore della computational fluid dynamics, sostanzialmente è un po' diciamo una specie di metodo agli elementi finiti applicato però al fluido, diciamo, alla corrente fluida del vento, quindi un settore che diciamo è molto 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 in sviluppo e diciamo sempre e presenta sempre nuove sfide. Questo che vedete è una simulazione che è stata fatta nel centro di Firenze intorno a Piazza Indipendenza con un progetto collegato a un progetto insieme alla Regione Toscana, mentre quest'altra slide relativa a un progetto fatto appunto con la Protezione Civile e riguarda appunto il flusso che alla fine è incidente intorno a Palazzo Pitti. Sì, questa è una lista di pubblicazioni che a voi interesserà più o meno. Questo invece ci tenevo, questo è il gruppo di ricerca della galleria. Abbiamo da poco un nuovo direttore che è il professor Mannini, preceduto prima per tanti anni dal professor Bartoli. E poi ci sono io, Andrea Giachetti, Antonino Maria Marra, Bernardo Licese e Niccolò Bani. Più o meno queste sono le persone che trovereste in un eventuale diciamo tirocinio, che era appunto un punto che mi interessava menzionare, cioè questo è un laboratorio abbastanza molto aperto e anche abbastanza internazionale, soprattutto negli ultimi anni, nonostante il Covid, con la presenza di diversi tirocinanti, tesisti, visiting PhD, quindi studenti dottorato o professori, e anche international trainee, diciamo i tirocinanti che vengono dall'estero, e quindi anche un'occasione per fare un po' di diciamo conoscenze, insomma, anche di altre realtà che sono un po' sparse al giro per il mondo. Altro evento internazionale che mi piacerebbe citare è l'organizzazione del prossimo convegno di ingegneria del vento, il convegno internazionale, che spero, dato il Covid, potrà avvenire nel 2023. E niente, diciamo, sono più o meno nei tempi, un po' sforato, e quindi per chi vorrà, insomma, ci si può vedere qui in laboratorio. Grazie mille per l'attenzione. Benissimo, grazie Tommaso, e adesso passerei la parola a Giulio Castelli, che presenterà il Water Harvesting Lab afferente al DAGRI. Sì, grazie. Posso condividere. Allora, grazie mille. Come diceva Erika, noi siamo il Water Harvesting Lab. In particolare io presento a nome della professoressa Elena Bresci, che con me ha un corso a Geoengineering. Siamo in realtà un laboratorio di un altro dipartimento, del Dipartimento d'Agri, però siamo coinvolti, diciamo, in questi corsi di ingegneria, appunto nel geoengineering, che essendo un corso in inglese dà anche il linguaggio alla presentazione, che è in inglese, e diciamo collaboriamo prevalentemente anche con la professoressa Caporale. Abbiamo un paio di tesi a cavallo dei due dipartimenti, abbiamo anche collaborato col professor Fabio Castelli, che è sempre un dipartimento di ingegneria civile, e anche con il gruppo poi di Erika e della professoressa Tucci. Allora, innanzitutto, che cos'è il water harvesting? Il water harvesting è il processo attraverso il quale si raccolgono le acque di deflusso superficiale che sono generate dalle piogge e si immagazzinano per un uso benefico. È una tecnologia di gestione della risorsa idrica che viene utilizzata prevalentemente in zone aride e prevalentemente per food security, quindi è una tecnologia che viene utilizzata soprattutto in zone aride e in contesti, diciamo, di produzione agronomica. Ci sono esempi anche in Italia, ad esempio i laghetti collinari possono essere considerati come opere di water harvesting, ma in generale si fa riferimento a tutta una serie di tecnologie che permettono appunto una diversa gestione della risorsa idrica, non sfruttando solamente i fiumi perenni, ma sfruttando anche le cosiddette acque marginali. Questi sono un po'
i principali punti relativi alle nostre linee di ricerca. Facciamo anche abbastanza ricerca partecipata, studiamo gli effetti del water harvesting sull'ecosistema, ci siamo occupati di tecnologie per la raccolta della nebbia, di utilizzo di acque di piena per irrigazione, ma anche di idrologia di vadi, che sono fiumi stagionali, e di nature-based solution, sempre appunto in collaborazione con il TCEA. Questo è il nostro staff, è abbastanza strutturato, quindi queste sono tutte persone con le quali, se qualcuno sceglierà un tirocinio nel nostro laboratorio, ci si può confrontare, a partire appunto da Elena Bresci, che è il coordinatore. Poi c'è il professor Salvitano, che in realtà poi si occupa di arboricoltura urbana, che comunque è molto utile relativamente alle nature-based solution, e poi ci sono io con altri quattro colleghi che lavoriamo poi anche più a stretto contatto con eventuali intesisti. Abbiamo una grossa attività internazionale, questi sono un po' dei visiting che sono venuti da vari paesi del mondo, principalmente dall'Etiopia, Tunisia, dall'Olanda, dal Brasile, ma anche dall'Australia. In diversi casi, non solamente sporadici, però questi ricercatori hanno fatto da co-supervisor di tesi magistrali, quindi diciamo, se a qualcuno può interesserà approfondire un tipo di tesi in un contesto internazionale, ci sono anche queste possibilità. Vi faccio vedere un po' i progetti che abbiamo attivi rapidamente. Questo è un primo progetto attraverso il quale stiamo testando soluzioni innovative per la gestione della risorsa idrica nella zona periurbana di Firenze, quindi tutte le aziende agricole che sono nella cintura che praticamente sta tra l'aeroporto di Peretola e la Strassigna. Questo è un progetto molto interessante per fare la tesi, anche questo in collaborazione con il TCEA. Abbiamo un altro progetto, questo in realtà è forse meno interessante, è un Erasmus Plus, dove stiamo raccogliendo delle tecnologie sempre per la gestione sostenibile delle risorse idriche in agricoltura insieme a partner europei. Questo è un progetto prevalentemente compilativo, quindi raccogliamo materiale e poi lo utilizziamo per fare attività di formazione ad agricoltori. Abbiamo un progetto in Niger, sempre su gestione della risorsa idrica. Questo è un progetto finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, dove stiamo sostanzialmente facendo analisi GIS di modellistica idrologica per pianificare un utilizzo migliorato della poca acqua che c'è appunto in questo contesto. E questo è un altro progetto abbastanza simile, che però è in Angola e che ha la particolarità di essere, diciamo, prevalentemente orientato non solo allo scopo agricolo, ma allo scopo agropastorale. Quindi in questo caso lavoriamo anche, diciamo, con l'approvvigionamento idrico per i pastori, in particolare i pastori transumanti dell'Angola. L'ultimo progetto, sempre in collaborazione con il TCEA, forse l'ha già fatto vedere la professoressa Caporali, è un progetto sul cosiddetto nexus acqua, cibo, energia, ecosistemi, che vede coinvolte diverse nazioni, e specificatamente qui stiamo sviluppando una tecnologia GIS per migliorare, diciamo, l'utilizzo e la gestione integrata di questi contesti, quindi migliorare, diciamo, la gestione integrata di acqua, energia e risorse per la produzione di cibo, rispettando la salute degli ecosistemi. Quindi questo è un altro progetto, sta partendo ora, tra l'altro penso possa essere potenzialmente molto interessante. E questo invece è un piccolo progetto, anche questo di GIS, per decidere in che punti fare degli invasi collinari, che, diciamo, è molto breve, però è abbastanza affascinante, perché sostanzialmente il contesto dove si lavora è il Nepal. Le montagne intorno a Pokhara sono, diciamo, secondo me, un caso di studio molto molto interessante per uno studente che si affaccia e vuole vedere un po' come si gestisce l'acqua anche in un contesto asiatico o himalayano. Abbiamo poi altri progetti che però sono abbastanza in scadenza, e o
oppure hanno contesti veramente complicati come il Burundi, sul quale è un po' più difficile essere coinvolti. E questo è per farvi capire un po' gli argomenti che insegniamo. Vedete che insegniamo anche in un corso di Natural Resources Management for Tropical Rural Development. Io ho messo questi corsi qui perché se a qualcuno interessasse spendere dei crediti liberi in corsi di questo tipo, magari approfondendo anche delle tematiche di gestione forestale o di gestione dell'acqua in contesti tropicali, sono ottimi corsi, probabilmente validi per essere integrati come crediti liberi. E l'ultima cosa che volevo segnalare è questa, la presenza di un corso internazionale online su Water Harvesting. Siamo quest'anno alla sesta edizione, l'anno prossimo probabilmente ci sarà la settima. Lo segnalo perché è un corso che tutti gli anni ha 5 posti liberi per studenti di master dell'Università degli Studi di Firenze, quindi se ci sono delle persone interessate che hanno una laurea magistrale, normalmente questo corso avrebbe un costo, però gli studenti magistrali dell'Università di Firenze possono accedere a una graduatoria per avere un posto, diciamo, gratis, ne vengono selezionati 5. Io ho finito, questi sono un po' di contatti, vedete in basso a sinistra le mail se ci volete contattare, abbiamo anche un po' di, insomma, account social dove magari se c'è qualche opportunità di tesi un po' più importante pubblichiamo, quindi se qualcuno è interessato anche a seguirci attraverso questi canali, sono lì. Grazie mille, ringrazio sia la professoressa Caporali che Erika per l'invito. Grazie Giulio per la presentazione e adesso passerei al laboratorio di sicurezza infortunistica stradale LASIS, quindi se c'è Monica Meocci può procedere alla presentazione. Ci sono, mi sentite? Okay. Sì. Vedete la presentazione? Sì. Ok, grazie. Allora, io vi illustro che cos'è il LASIS. Il LASIS è il Laboratorio per la Sicurezza e l'Infortunistica Stradale e è stato creato una decina, 15 anni fa, da due dipartimenti, che è il nostro dipartimento, quello di Ingegneria Civile e quello di Ingegneria Industriale. Il punto clou di questo laboratorio è stata l'acquisizione di un simulatore di guida. Per quale motivo? Perché il livello di incidentalità che si ha sulle nostre strade è una tra le maggiori cause di morte. Pertanto le ricerche relative all'incidentalità stradale stanno volgendo verso l'individuare quelle cause remote che inducono nel comportamento dei conducenti non un errore di guida, quanto una problematica nel non percepire correttamente la strada. Questo spiegato in maniera molto semplicistica. Questo fa sì che ovviamente possa essere indotto un errore di guida e conseguentemente che si generi un incidente. Per fermare questa tipologia di processo c'è bisogno di capire come il conducente vede, percepisce e risponde agli stimoli che sono presenti sulla strada. E non solo. Questo può permetterci quindi di creare una sorta di laboratorio in grandezza naturale in cui si possono sperimentare delle soluzioni progettuali prima che siano messe direttamente in opera, in esercizio lungo le nostre strade. Anche perché se tali soluzioni poi vengono messe in opera e non funzionano, ovviamente anziché migliorare il problema dell'incidentalità lo si va a peggiorare. Questo è il nostro simulatore di guida. Il nostro simulatore è ubicato a Santa Marta, nella scuola di ingegneria di Santa Marta. E per tutti coloro che sono già iscritti ad una nostra triennale, si trova nella stanza accanto alla mensa. È una macchina in vera grandezza che tramite la piattaforma sottostante permette di riproporre tutti i movimenti che si hanno su una vettura ordinaria. Lo scenario di guida viene proiettato su uno schermo circolare che è di fronte alla vettura e gli specchietti della vettura permettono di riprodurre il tracciato che abbiamo appena percorso, quindi in tutto e per tutto si ha il conducente che si immerge in una realtà virtuale
dove viene riproposto un determinato ambiente strada che permette quindi di analizzare la situazione esistente, ovviamente in condizioni sicure perché non si possono verificare incidenti, e permette anche di testare soluzioni innovative. Vi faccio vedere un breve video su come funziona la questione. Il conducente mette in moto la macchina, quindi in tutto e per tutto l'ambiente è quello reale, vengono riproposti i suoni della guida, la vettura tramite questi movimenti riesce in qualche modo a far percepire al conducente le stesse sensazioni che sono sentite all'interno di una vettura. Attraverso questi proiettori viene proiettato sullo schermo lo scenario su cui io voglio immergere lo sperimentatore. Questo mi permette ovviamente di studiare qualsiasi tipologia di informazione derivante da una reazione del conducente, perché si può passare tramite uno studio dei tempi di reazione in risposta ad una contromisura per la sicurezza stradale, possono essere studiati qualsiasi tipo di parametro, quindi quanto prima di quella situazione io riesco a compiere quel movimento e quant'altro, perché i pedali della vettura, lo sterzo, il freno a mano, tutto quello che è all'interno della macchina sono tracciati e quindi possono essere ricollocati in termini di punti e di grafici, come vedete, all'interno del mio tracciato stradale. Quindi conosco in tutto e per tutto tutti i parametri di guida. Interrompo il video e passo avanti. Che campi di applicazioni ha una strumentazione di questo tipo? Sicuramente tutti quelli relativi alla ricerca in termini di studi comportamentali, non solo dal punto di vista dell'ingegneria, ma anche dal punto di vista della psicologia, motivo per cui abbiamo diversi progetti attualmente in atto. Sicuramente la ricaduta sull'industria, perché ovviamente l'ergonomia di certi sistemi, come ad esempio quelli di guida automatica, possono essere testati in condizioni sicure all'interno di un sistema simulatore di guida, e quelli di formazione, ad esempio, educazione, ad esempio, corsi di guida sicura, convenzioni con scuole guida e quant'altro, che permettano di, fuori dall'ambiente strada, che di per sé è un ambiente pericoloso, imparare il corretto comportamento alla guida. Principalmente noi abbiamo attuato temi di ricerca e l'abbiamo fatto in relazione alla configurazione ottimale dei cantieri stradali, elemento che genera un'elevatissima incidentalità stradale, relativamente alla percezione in galleria su diversi sistemi di illuminazione della stessa e percezione dell'ostacolo. Ma quello di cui forse voi tutti avrete avuto in qualche modo, soprattutto se siete di Firenze, modo di vedere, è quello di via Pistoiese, che in tutto e per tutto è il risultato di tutti gli studi che sono stati condotti al simulatore di guida. La principale problematica dell'incidentalità era legata all'alta velocità percorsa su questa infrastruttura, e quindi siamo andati ad effettuare delle guide al simulatore di guida, andando ad introdurre degli strumenti di mitigazione della velocità, quali ad esempio dossi per gli attraversamenti pedonali, perché l'incidentalità pedonale era tra la più severa, piuttosto che restringimenti di carreggiato o varie configurazioni. Ovviamente tutto questo fa rallentare, e quindi tanti di voi mi malediranno relativamente al fatto: ma cosa l'avete fatto a fare? No, l'abbiamo fatto per provare a limitare il numero di morti molto elevato che era su questa via. E quindi sono state studiate tante diverse configurazioni fino ad arrivare a determinare quella che maggiormente poteva influenzare la guida del conducente di una vettura in relazione a quanto lontana dalla stessa veniva percepita, in relazione alle velocità percorse, a tutti i sistemi che il conducente poteva riuscire a mettere in atto. Quindi questa è certamente la metodologia più sicura di valutare la ricaduta e gli effetti dell'introduzione di una qualsiasi contromisura per la mitigazione dell'incidentalità stradale. Passo velocemente avanti. Gli scenari ovviamente sono totalmente costruiti dal punto di vista planimetrico, non dal punto di vista altimetrico, e sono resi con le qualità che riuscite a vedere. Questo è uno degli scenari migliori, ovviamente migliori che sono stati realizzati. Ovviamente nel caso di via Pistoiese un punto focale era l'attraversamento del pedone, perché le
attività sono presenti su entrambi i lati della strada e quindi sull'attraversamento, scusatemi il gioco di parole, è frequente, ma è frequente anche l'attraversamento dove l'attraversamento pedonale non è presente invece. Ovviamente dal punto di vista dei grafici si riesce, e quindi delle informazioni di questo mega laboratorio, di questo mega videogioco, vengono estratte così come le vedete, sia in termini grafici che in termini numerici, e possono andare dalla pressione sul pedale del freno, la velocità in funzione della lunghezza del tratto di strada percorsa, l'accelerazione longitudinale, piuttosto che l'angolo di sterzatura relativa ovviamente allo sterzo e quindi l'inclinazione delle ruote. Un'altra parte di laboratorio che si include ultimamente nell'ASIS è anche quello strade, che riguarda l'aspetto di caratterizzazione dei materiali stradali, soprattutto con riferimento ai materiali innovativi da utilizzarsi per la realizzazione di nuove strade, nonché per la realizzazione per gli interventi di manutenzione, con grande attenzione all'aspetto del riuso. Tant'è che le foto che vedete ad esempio qui è una foto che rappresenta la stesa di questo conglomerato bituminoso, che è un conglomerato che a tutti gli effetti riutilizza conglomerati esistenti. Piuttosto che un'altra piccola parte di cui principalmente mi occupo io è quella relativa alle simulazioni agli elementi finiti, e quindi che a partire da analisi di urti reali effettuati su campi prove permette di ricostruire, nonché di originare e progettare dispositivi di detenuta, quindi dispositivi di sicurezza passiva per le strade, per appunto il suo miglioramento della sicurezza. Prima o poi abbiate fede, dovrebbe arrivare anche la macchina che urta, esatto, la barriera, e questa è la ricostruzione della stessa tipologia di urto per la progettazione e per il miglioramento del dispositivo di detenuta che vedete. Altra simulazione relativa a questa stessa tipologia di dispositivo la vedete qui, e quindi a tutti gli effetti attraverso questi fenomeni, questa tipologia di metodo di studio e di analisi, possiamo arrivare a definire e progettare quelli che sono i dispositivi di sicurezza passiva presenti sulle strade. Altre applicazioni di questa tipologia possono essere invece legate ad esempio a dove è possibile inserire segnaletica che può essere in caso d'urto un incremento, che può generare in caso d'urto un incremento della severità dell'urto stesso, nonché problematiche di non poco conto, e quindi sempre relazione e studio relativa alla configurazione della strada e alle conseguenze che un urto può provocare. Questo ve l'ho fatto vedere non tanto per farvi vedere quelle che sono principalmente le nostre attività, ma perché vorrei che un domani potessero essere anche le vostre attività, nel senso che, come anche tutti gli altri hanno precisato, i laboratori sono importanti dal punto di vista universitario, perché ovviamente permettono di attuare ricerca e di trovare ottimi risultati che migliorino le situazioni attuali, ma sono anche molto importanti perché permettono di ospitare studenti che nel loro piccolo si occuperanno della loro propria ricerca, che può essere semplicemente quella di tesi, il tirocinio per lo svolgimento dell'attività di tesi, ma che poi possono essere inseriti anche all'interno dei progetti più grossi. E penso che questo, con la possibilità e il ventaglio di scelte che anche i miei colleghi vi hanno fatto vedere, sia certamente un punto di eccellenza della nostra scuola. Con questo concludo. Grazie per l'attenzione e vi lascio quelli che sono i riferimenti della responsabile scientifica del laboratorio, la professoressa Francesca Latorre, e miei, che sono l'ingegner Monica Miocci, che appunto ci occupiamo fondamentalmente delle attività che vi ho descritto. Grazie Monica per la presentazione. E adesso procederei a presentare il laboratorio di ingegneria marittima, con un breve video fornito da loro che proverei a condividere, e se per favore però mi dite se si sente l'audio. Allora. Si vede?
vede, si sente? No, si sente ancora una cosa. Ok, grazie. Benvenuti presso il LABIMA, il laboratorio di ingegneria marittima dell'Università degli Studi di Firenze. L'unico laboratorio di questo genere in Toscana e uno dei pochi laboratori in Italia. Il LABIMA si occupa di ricerche nel campo dell'ingegneria marittima e quindi delle opere portuali, della protezione dei litorali, dei dispositivi per la conversione delle energie marine. Come laboratorio partecipiamo insieme agli altri laboratori top level in Europa a progetti nei vari campi. Il laboratorio è composto da un team di persone sotto varie qualifiche. Nel complesso, il team di persone che lavorano presso il LABIMA è composto da una decina di persone. Le principali attività sono gli studi sulle interazioni tra il moto ondoso e le opere portuali, come quello oggi in esecuzione, la dinamica e la protezione dei litorali, le strutture o dispositivi per le energie rinnovabili. L'approccio alle ricerche viene fatto tramite differenti metodologie, la metodologia chiamata modellazione fisica o la metodologia chiamata modellazione numerica, della quale si occupano altri ricercatori del laboratorio. È il complesso delle metodologie che concorre alla soluzione dei problemi. Oltre all'attività di ricerca, il laboratorio è anche attivo, molto attivo nel trasferimento tecnologico e è struttura di riferimento per il trasferimento tecnologico verso partner pubblici o privati. Presso il Laboratorio di Ingegneria Marittima a Firenze ci occupiamo anche di modellistica numerica con tecniche di fluidodinamica computazionale per studiare l'interazione tra le onde marine e le opere e i dispositivi marittimi, inclusi i convertitori di energia da moto ondoso. Questa sinergia tra la modellistica fisica e la modellistica numerica, che è calibrata e validata attraverso i dati prodotti presso test in laboratorio, consente di aumentare il numero di informazioni che è possibile ottenere nello studio della struttura del dispositivo. Ok, dopo questo video autoesplicativo faccio vedere anche i contatti del laboratorio e per qualsiasi domanda potete fare riferimento a loro, spero li vediate. Sì, grazie Erika. Ok, e adesso passerei all'ultima presentazione, quindi laboratorio dati territoriali. E mi dica lei, professoressa Caporali, se vuole iniziare e poi se arriva l'altro relatore può passare la parola a lui. Sì, Marco mi sa che non ce la fa. Quindi faccio condivido io lo schermo della presentazione. Ok, vedete la presentazione, tutto ok? Appunto, questo è il laboratorio, la presentazione del laboratorio dati territoriali. Scusate, sta andando da sé, come faceva prima. No. Vabbè, forse ho toccato qualcosa. Il laboratorio dati territoriali, io sono responsabile scientifico di questo laboratorio e responsabile tecnico, la dottoressa Tiziana Pileggi. L'idea è quella, in questo caso, di così inquadrare un po' proprio intanto cosa si intende per dati territoriali, ovvero sia qualunque informazione geograficamente localizzata,
e quindi il fatto che i dati territoriali costituiscono quell'elemento conoscitivo di base che riguarda appunto il territorio e per, quindi riguarda la gestione del territorio e diventa quindi strumento fondamentale di supporto alle decisioni in, nella definizione dei vari scenari di riferimento di tutte le attività che riguardano il territorio. E quindi li troviamo nell'ambito dell'ingegneria civile e di ambientale, nei contesti di pianificazione territoriale, di monitoraggio ambientale, di gestione delle risorse naturali, mitigazione dei rischi naturali, proprio come elemento chiave, elemento di base, di preliminare, se volete, della conoscenza di, e quindi poi per gli studi successivi e la progettazione stessa. Strumento fondamentale in questo contesto è un sistema informativo geografico, sono i sistemi informativi geografici che consentono una gestione informatizzata di queste informazioni geografiche e di dati perciò inerenti oggetti e fenomeni che esistono sulla superficie terrestre, quindi sono rappresentati in questi sistemi e qui in questi sistemi gestiti, analizzati, elaborati anche, quindi da alcuni dati di partenza, poi si passa a dati successivi di elaborazione di risultato. Di un sistema informativo geografico, o anche detto in italiano SIT, sistema informativo territoriale, fanno parte non solo i dati, gli strumenti e le procedure, dicevo gli strumenti sia dal punto di vista proprio hardware dei computer che software dei programmi di gestione, e poi chiaramente fanno parte le persone. E vabbè, questa è un po' di rappresentazione delle cose. Avete già sentito, ringrazio Giulio per la partecipazione e tutte i particolari nei quali è entrato, i progetti lui li ha anche spiegati piuttosto bene, qui sono solo elencati per farveli per così vedere un po' la varietà dei progetti di ricerca in corso e che sono tutti contesti nei quali si possono inserire attività di tirocinio, attività di poi anche di lavori di tesi. La maggior parte di quelli elencati qua li ha già fatti vedere Giulio Castelli, ingegner Castelli, poi però ce ne sono alcuni un po' più particolari, tipo Talete, questa tutela del patrimonio culturale da eventi estremi di precipitazione, che fa riferimento al quartiere di Santa Croce e alla necessità proprio di tutelare il patrimonio culturale dal punto di vista appunto in questo caso di idraulico e del rischio da alluvioni pluviali e non fluviali, quindi eventi idrologici estremi. E poi insomma ci sono anche altre attività in corso e questi progetti di ricerca sono, dicevo, appunto base di riferimento per altre attività successive. Tra questi forse questo è il progetto un po' più diciamo, intanto è in conclusione, stiamo cercando di scrivere abbiamo scritto un articolo e lo stiamo presentando su rivista, però ecco c'è anche un video molto, molto ricco e ben strutturato che è stato presentato sempre nell'ambito, dicevo prima parlavo di questa Università Europea del Benessere, e in quell'ambito è stato presentato tra i progetti messi in evidenza questo progetto Florence, che appunto riguarda il rischio idraulico e la gestione delle risorse idriche con così soluzioni basate sulla natura, in un contesto che è l'ambiente costruito, che è la città di Firenze, per l'appunto l'acronimo anche, insomma, già lo dice, ma soprattutto come dire, una città d'arte, quindi con problematiche anche decisamente particolari.
Vado a concludere, queste sono tutte le collaborazioni, tutti gli enti con i quali collaboriamo in giro per, anche per il mondo, non solo a livello nazionale ma a livello anche internazionale, oltre che il DAGRI, ovviamente insomma, vari dipartimenti anche dell'Università di Firenze, però ci sono anche poi, dicevo, altri enti, altre università a livello nazionale e internazionale. Il contesto di lavoro, quello di attività, diciamo, quello del supporto nell'ambito della didattica, quello di supporto alle attività, alle varie applicazioni, cioè quelli che si chiamano project work, per trovare un nome comune, anche perché tra appunto tra i laureandi o insomma gli studenti che magari gravitano sul laboratorio, ci sono anche questi internazionali del corso di laurea che si diceva prima, del geoengineering, quindi sviluppo di tesi di laurea e final, progetti finali di lavori di tesi, tirocini formativi curricolari e anche traineeship, anche accogliendo studenti stranieri, internazionali in ambito Erasmus e non solo, alternanza scuola-università e poi anche poi attività ovviamente di ricerca con consulenza tecnico-scientifica. Queste attività che includono anche il terzo livello della formazione, quindi il dottorato di ricerca e così via. Queste sono, giusto per fare un esempio, alcune tesi di laurea, per lo più con tirocinio ammesso nel periodo 2018-2021, non c'è solo un elenco giusto per farvelo vedere. Anche questi, in questo caso l'idea è stata quella di semplicemente di provare a selezionare, proprio facendo riferimento a queste tesi, tutti i Sustainable Development Goals nei quali si possono collocare. Abbiamo un geoportale, il laboratorio della territoriale di un geoportale, questo è un esempio di una scheda informativa su un evento sul terremoto. Molta l'attività anche in termini di terza missione, quella che si chiama, quindi coinvolgimento anche pubblico. E giusto per fare un esempio, questo è un modello Lego, che abbiamo, un modello fisico fatto con mattoncini Lego, che fino a che non c'è stata la pandemia abbiamo portato in giro un po' per in varie diciamo piazze appunto di public engagement, per sensibilizzare alla percezione del rischio di alluvione i più piccoli, e non solo, perché poi con i mattoncini Lego credo che ci possano giocare da 0 a 99 anni, mi sembra che questo sia il range nel quale si collocano. Qui ci sono un po' di riferimenti, il sito web, riferimenti con gli indirizzi email del mio, come responsabile scientifico, della dottoressa Pilecci come responsabile tecnico, e poi anche come siamo collocati in termini di longitudine e latitudine, giusto per così mettere in evidenza che appunto ci occupiamo di livello territoriale, quindi il gruppo di ricerca. Io con questo ho finito e ringrazio. Grazie mille, questo era anche l'ultimo laboratorio, quindi abbiamo concluso con le presentazioni. Bene, ringrazio tutti per la partecipazione e spero che insomma siamo stati abbastanza esaustivi sull'offerta che possiamo darvi ai corsi di laurea magistrale. Bene, arrivederci a tutti, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Ciao, arrivederci. Ciao a tutti. Riunioni virtuali. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Interrompi te tutto il resto, vero? Sì, l'ho già interrotto.